io che cosa sto per fare. Una cosa speciale, una performance calora che voglio regalare a tutti voi, dedicata a Dan Orlando. A Dan Orlando sai che io ti troverò, ovunque tu sarai ti pregherò, e stringerò il controller fra le mani mentre cercherò il tuo hitbox che splendido nell'opera apparirà. Pimpato come adesso non lo sono stato mai, e quando la reazione avviene, se davvero mi vuoi bene, tieni giù lo scudo e la mia claymore arriverà. Un altro vuoto, mi sento deceduto in un umano, e dove prima tu schivavi ti ucciderei di puro culo, sai, pimpato come adesso non lo sono stato mai, e quando la reazione viene, se davvero mi vuoi bene, tieni giù lo scudo e la mia claymore Salve a tutti, salve a tutti ragazzi, ben ritrovati su UESA Twitch. Grazie mille ad Aztec per l'indicazione, che prendo molto sul serio. Avete visto che ho sostituito il porterai Dark Souls 2, che insomma la gag dopo un po' ha reso, con un bellissimo modo per, grazie mille Versus intanto per il supporto, un bellissimo modo per aumentare il valore dei punti UESA e diminuirne la quantità distribuita, cioè nulla. Bene, vediamo se questa cosa diventerà eccessiva. E bene ragazzi, ben ritrovati qui su UESA Twitch, vi invito naturalmente a recuperare il video uscito su UESA Channel, forse avrei dovuto mettere un cooldown, il video uscito su UESA Channel che è una raccolta delle riflessioni che abbiamo fatto dopo aver finito Final Fantasy X. C'è un pezzo spoiler e un pezzo non spoiler e si può selezionare da sotto il video, avete presente con il timestamp, quindi anche per chi non si volesse spoilerare nulla, perché secondo me ci sono un paio di cose interessanti, quindi anche una nuova funzione per il canale, quella di cantina editata delle chiacchierate più da salvare, diciamo, del canale Twitch, così facciamo insomma, muoviamo un pochino le acque anche su YouTube. Non ho ancora creato quella voce, Federico. Ma come una truffa, Obamone, è esattamente trasparente. Benvenuti a tutti, benvenuti ragazzi. Siamo ovviamente qua con Dragon Age, vedete qualcosa? Sì. Ho installato la mod di Hidetaka, cioè del cane. Non so se funziona perché siamo in un'area di chiacchiere che dobbiamo anche finire di fare, tra l'altro perché avevamo salvato dopo le chiacchiere con la nostra amica Morrigan. Credo che io debba rifare, anzi voglio rifare le chiacchiere con Alistair, quindi faccio carica, vado qui e dovrei essere esattamente lì davanti perché prima mi ci sono portato. E se la mod ha funzionato o meno lo scopriremo appena lasceremo questo accampamento, perché sarà il momento in cui avremo di nuovo il party. In teoria adesso, non mettendo i Detaka nel party, dovrebbe apparire qua come companion, che è una sorta di evocazione di Simon, ma di fatto funziona come membro del gruppo. Qua abbiamo però ancora tanti dialoghi da fare, c'è tantissima roba cicciosa in realtà in sospeso, perché dobbiamo parlare bene per bene con Alistair, sicuramente con la nostra amica dal nome Leliana, con Stan abbiamo fatto, ma non mi ricordo se l'abbiamo salvato, quindi forse lo rifaccio velocemente. Comunque andiamo con Alistair. What do you need? Grazie Federico del riassunto, eh? Simon e i compagni svolgono varie quest RPG nel villaggio di Lothering. Nel farlo liberano Stan, un guerriero di razza Kunari, prigioniero della chiesa locale, dopo un massacro in circostanze ancora da definire. E lo reclutano, per quanto lui si dichiari colpevole. E lo reclutano nel gruppo. Incontrano anche Leliana, una sorella della chiesa abile in combattimento che afferma di aver sognato Simon e di volersi quindi unire a lui contro il flagello.
Abbiamo picchiato i lupi cazzeggiatori e ottenuto un più 3 di approvazione da Morrigan, che era la vera quest della scorsa live. Ah, Aztec. Beh, dopo ci guardo. Grazie mille pelati e fumetti, grazie del supporto. Esatto, vedi, poi dicono che le pubblicità non servono. Abbonandovi al canale, naturalmente non soltanto partecipate alla chat solo abbonati, ma non vi beccate la pubblicità. Fatelo. grazie del supporto. Andiamo sul nostro Altair. Ciao a tutti intanto, ciao Orange Joyce. Scusate se non vi ho salutati uno per uno. Con la sigla mi riesce più difficile perché mi perdo un sacco di nomi. Comunque sia, volete parlare di Duncan? Vorrei porvi alcune domande. Partiamo con le domande generali. Parlatemi dei custodi grigi. Ok. Cosa succede ora che siamo solo noi due? Questo può essere interessante. I immagino che eventualmente i Grey Wardens outside of Ferelden will wonder what's happened. Why there's no contact from the ok, quindi incontreremo qualcuno, eh? Non sappiamo nulla, siamo anche gli ultimi due stronzi, quindi lasciare il Ferelden non è il caso. Siamo lasciati a noi stessi, salvo sorprese positive, salvo che qualcuno riesca davvero a venire in nostro soccorso, a darci una mano. In qualche modo. Bella Freddy. Tra l'altro, se volete provare, dovrebbe esserci il comando commands, che dovrebbe ricapitolare tutti i comandi della chat e quindi sapervi dire che cosa esiste. Ah, è un link. È pur sempre. Speravo fosse una cosa più carina. Vabbè, insomma, Mubot fa così, ci accontentiamo. Rispetto all'epoca arcaica che sto lentamente abbandonando, va comunque benissimo. Dove si trovano più vicini a noi? Non c'è una base da qualche parte? Cosa succederebbe se ce ne andassimo? Non c'è una base da qualche parte. Here in Ferelden there's our compound in Denerim at the palace, but that's it. Loghain will have control. Quindi c'è un gruppo, il gruppo di Denerim, ma la fortezza di Weshaupt. That's the headquarters. 1000 miglia da qui. So unless we try to get back to the compound in Denerim, I suppose the answer is no. There's no way. Okay. Infatti, Federico, infatti il punto è che naturalmente i custodi grigi fanno bene a stare in camuffa, sono un po' dei carbonai, no? Da questo punto di vista. Allora, cosa succederebbe se ce ne andassimo? Oddio, non vorrei perdere dei punti. Esattamente, ovviamente lasceremo via libera al flagello. Certo, caro Alistair, come cacchio ti chiami, dovremo livellare parecchio. È ovvio, ho fatto la domanda solo perché c'era. Ok, a Orlea. Vecchi nemici della nostra famiglia, però, quelli di Orlea. There's bound to be some in the free marches. Again, however, I just don't know where. I don't know anything about. Okay. Non ho altre domande di questa. Esatto. What do you need? Duncan. You don't have to do that. I know you didn't know him as long as I did. I should have handled it better. Non ti puoi colpevolizzare, nessuno qui era in grado di salvarlo. Io credo che sia vivo, ve lo ripeto. Perché quella cazzina è finita esattamente come la nostra, noi siamo stati salvati, la sua. Ok. Adesso ve lo alzo. Aspettate, vi alzo il volume. Ora non sentirete nulla, ma ve lo sto alzando. Ok. Rieccoci qua.
suppose he did. It probably sounds stupid, but part of me wishes I was with him. È chiaro che adesso che sappiamo che questi dialoghi possono elargire un punteggio simpatia, non posso fare a meno di pensarci quando dialogo con loro. Cioè, cosa amerebbero sentirsi dire? Purtroppo questo incide e credo che faccia parte del gioco. Mandando via la torre vi ha salvato la vita, e che lo penso anch'io. Sì. Vabbè, che in realtà doveva morire lo stesso. Why not? Vediamo di fargli una cerimonia. Sì, e come? Cioè, mi hanno sterminato la famiglia. Questa è una gaffa. I'm so sorry. Thank you. Really, I mean it. It was good to talk about it, at least a little. Quando volete. Qua qualcosa sa, Alistair approva più 3, benissimo, facciamo un F5. Molto bene. Andiamo dalla nostra amica. Nuova acquisizione recente. Ferma, parla con lei. Vorrei parlarvi. Well, here I am. Questa vostra visione. I knew this would come up sooner or later. I don't know how to explain. Poi metterò anche la mod grafica, non ci ho proprio pensato. Impenetrable darkness. It was so dense, so real. And there was a noise, a terrible, ungodly noise. I stood on a peak and watched as the darkness consumed everything. And when the storm swallowed the last of the sun's light, I fell, and the darkness drew me in. Sì, sì, le armature sono sempre loro, sono sempre loro. E, dunque, sono un sogno. Perché dite che è una visione? Questo è interessante anche perché fa rima con i custodi grigi, no? I have had dreams. This was different somehow. When I woke, I went to the Chantry's gardens, as I always do. But that day, the rose bush in the corner. Non è che questa è una custode grigia. Everyone knew that bush was dead. It was grey and twisted and gnarled, the ugliest thing you ever saw. Okay. Un segno. A single beautiful rose. It was as though the maker stretched out his hand to say. Però lei è anche un po', dicevamo, la Giovanna d'Arco della situazione, con questa sua religiosità homemade. Cerchiamo di non essere troppo scettici, la voglio combattiva con il suo arco, lungo composito, direi. In my dream I fell, or maybe I jumped. I'd do anything to stop the blight. I know that we can do it. There are so many good things in the Maker's world. How can I sit by while the blight devours everything? Ma quindi il flagello è il blight, quindi la città del flagello è Blight Town. Attenzione. Grazie mille Portapena, grazie dei 2 mesi, grazie del supporto. La città infame, Blight Town. Ciao Shiryu. La città infame, che poi è tutto un ciclo. No, veramente, stavo proprio pensando. Quindi stiamo portando i Dethaka contro il Blight? Vabbè, ok, scusate la divagazione. La Chiesa sostiene che il creatore ci ha abbandonati. Il flagello è la punizione del creatore, intendete sfidarlo? Facciamo la domanda sulla Chiesa, perché lei ora ci dirà che la Chiesa è una merda. È ancora qui. I hear him in the wind and the waves. I feel him in the sunlight that warms my skin. I know what the Chantry says about the Maker, and what should I believe? What I feel in my heart? Or what others tell me. Classico, ma comunque ben scritto. È classico, ma ben scritto. È il dio, ovvero la natura, un dio immanente, no? They said my ideas were blasphemy. But is it so bad if what I believe gives me comfort? If it could give someone else comfort? Why not? I know what I know. And no one will ever make that untrue. Dogma assolutamente intoccabile. Dammi una bazia. No, non sono stato abbastanza amico. Però proviamo a parlare ancora. Well, here I am. Perché anche questo è un potenziale flirt, eh? Cosa ci faceva una persona come voi nella chiesa di Lothering? What is meant by someone like me? Beh, una bonazza. Cioè, non posso immaginare che abbiate voluto rinchiudervi in un monastero. Una donna. Scusate.
Una donna bella e affascinante come voi. Bigotta e predicatrice. Come tutti gli altri fanatici delle chiese. La terza frase, proprio quella che non ci devi neanche passare il mouse, perché arriva il misclick che proprio ti nuclearizza il party in un colpo solo. Non insegnano a combattere nel monastero, vero? In realtà questa è una domanda intelligente, perché questa chiaramente sa combattere. Però donna bella e affascinante, accidenti, mi stuzzica, mi stuzzica assai. qua mi piacciono... Mi piace la 2, mi piace la 4. Se facessi un sondaggio sarebbe la fine, non lo farò, sappiatelo. Did you think I was always a cloistered sister? The chantry provides succor and safe harbor to all who seek it. I chose to stay and become un asserente. È tutto interessante. Cosa facevate prima di quei? Anche asserente mi piacerebbe, però... che asserisce, no? perché ha cercato un rifugio? The does not pride, and you should. I desired time apart from the world. La terza domanda è sempre da evitare. Era un menestrello itinerante a Orlé. Ma là ci sono i custodi rimasti, allora attenzione, rima! Well, you pick up different skills when you travel, yes? Yes, of course. Oddio. L'abbiamo messa un po' troppo alle strette. Codice aggiornato. Leliana, attenzione. Il monastero è lontano dalla confusione e dall'agitazione delle città. Ho trovato la pace. E in quella quiete ho potuto udire la voce del creatore, una sorella della chiesa in grado di dare una lezione ad abili mercenari. È già di per sé una cosa rara. Il fatto che sostenga di essere stata inviata dal creatore in persona a combattere per l'oscura, insomma, inusuale. Si unì ad Alistair e Simon a Lothering, insistendo bla bla bla. C'è molto più di quanto non fosse apparso a Lothering. Lei ha trascorso gran parte della propria vita come bardo a Orlé, menestrello, assassina e spia, impiegata dai nobili di Val Royeau nei loro complessi intrighi. Pesissimo. Ok, bene. Facciamo... Yes? Ah no, io voglio parlarti ancora. Well, here I am. Sei bella affascinata. Ah, però... Eravate un menestrello itinerante. Avete qualche storia da raccontare? Of course I do. I love stories far too much to keep them to myself. Everyone should be able to benefit from them, I think. Non posso più dirti che sei una bonazza, no? Della Prole Oscura, di Orlé, leggenda del Ferelden. Ah, non possiamo skippare la Prole Oscura. La Prole Oscura è troppo la nostra main quest, ragazzi. È troppo... lo so. Il Fleur definitivo è Fratello Genitivi. Su questo non ci sono dubbi, ma Fratello Genitivi credo sia il... Credo realisticamente, grazie Francis R., grazie del supporto, credo realisticamente che Fratello Genitivi possa essere il boss finale. Probabilmente lui il drago, penso. Com'è se è vero? mi dispiace, ma sarebbe molto bello sentire qualche storia di Orlé. E ancora una volta sono sconvolto dalla quantità di roba che è ben scritta. È ben connessa, cioè è tutta una scrittura ben fatta, non sono solo le singole storie che sono anche scritte bene di questo gioco, è incredibile. In ogni caso a noi interessa la Prole Oscura, non possiamo non dare priorità, anche perché probabilmente questo accampamento andrà ripetendosi e quindi magari con il tempo possiamo fare altre bazzine. Ok, questa è la versione ufficiale, ok. I maghi dell'impero Tevinter. Yes. They thought their magics sì, sentiremo la superiore al creatore stesso. Ok, questo ci suona bene. Cioè, già sentito? Sì, questa è la versione ufficiale. Ok. Chiaro. Ok, questa è un po' la tiritera, no? Il catechismo. The Maker cursed them and cast them from his sight. Wherever they went, they spread the taint of their sin. Any land that was touched by the taint became blighted and would suffer no life. Instead, the darkspawn arose to torment us. Ok, sono molto succinta, eh? Ah, ok, possiamo farle tutte. Orlé? Of course, Orlesians enjoy telling stories. Avelin, il cavaliere di Orlé. The Knight of Orlé. Fate pure. Sembra interessante. Ma faccio fatica a immaginare che differenza possa esserci. Sembra interessante. A long time ago, a girl child was born to a farmer.
He had hoped for a son, not a daughter. Ah, era una bambina. Abbandoniamola nel bosco. The baby was trovata dagli elfi. Who took pity on the che la crescono come una di loro, diventa un cavaliere. Aveline, for that is what they called her, grew strong and quick and clever under the guidance of the elves. She learned to wield the sword as well as any man, could kill a deer with an arrow at 100 paces, and was insomma diventa una super guerriera elfico umana. Continuate, vi prego. Aveline's Dalish guardians saw that she could easily best any Orlesian chevalier in battle. And wanted to show the cruel humans the child they had left to die. They bestowed upon her a fine splendido cavallo e un'armatura al gran torneo. In the grand tourney. Now in those days, no woman was chiaramente non può far vedere che è donna. Tiene l'elmo ben calcato, non venne scoperta. Continuate. Aveline won many events. And gained the approval of the adoring crowd. Eventually, she came il cavaliere Kaleva nella grande mischia. In the grand melee, Aveline had already bested him in the joust, and Kaleva was determined not to lose a second time. Out of desperation to regain his honor, Kaleva tripped Aveline and tossed her to the ground, ripping off her helmet. Del gioco. Comunque le fa perdere l'elmo. Silence fell upon the arena as Aveline was classico. Kaleva declared the previous competitions invalid. A woman had squalificato tutto. And this was not allowed. But the crowd cheered for Aveline. Kaleva was furious, for he had lost to a woman and was now being shamed. Blinded by his rage, he forced Aveline to her knees. No, ah, la costrinse in ginocchio. Questo è il vostro posto, donna. Urlò e le tagliò la gola. Anch'io speravo in un finale felice. The son of the king, Prince Freyan, was present. He recognized Aveline's skill. And bravery, and began to see the injustice done to the women in his land. When he was made king, he rewrote the laws of Orlé so that women could also become chevalier. Ma pensa. He honored Aveline and knighted her. È morta per una causa a sua insaputa. To this day, any female. E non sappiamo se è riuscita a farsi vedere dalla famiglia. La patrona di tutte le donne cavaliere, Aveline la valorosa. Figo! Dopo rimetto però la sincronia verticale, perché qua vedo che il gioco ha qualche problemino. E abbiamo visto che non dovrebbe essere quello che ci dà dei problemi, almeno spero. Sono contento, Bloodflower. Andiamo, allora. Prole oscura ci viene sempre data come opzione. Conoscete qualche leggenda del Ferelden? Sentiamo. I know one. Told to me by my mother a long time ago. It always chilled me to the bone. Maybe you have Flemeth, sì che abbiamo sentito parlare. La madre di Morrigan si chiama... Uff, però non so se voglio dare queste info. Siamo sul generico, sì. Ho sentito parlare di Flemeth. Ferelden mothers scare their daughters with talk le storie di Flemeth. They say that if you're bad, Flemeth will spirit you away. L'uomo nero, no, in questo caso. They also say that Flemeth mourns her lost beauty. Compiange la sua bellezza perduta. In realtà, nonostante l'età, non è assolutamente. Un tempo Flemeth era bella? Flemeth's beauty. Era nota in tutto il regno. Capelli neri come una notte senza luna. La sua pelle era pallida come la prima neve invernale, i suoi occhi splendidi e pericolosi come il mare. When she came of age, richiamò l'attenzione del dottore Parnell. Conobar. Conobar. Queste cose andranno sicuramente nel codice. Conobar soon learned that his young bride donna della magia, che chiaramente può essere una cosa eretica. For he feared that she would be taken from him. Flemeth stayed with Conobar for some years, and with his blessing, she practiced her art. And then one day, a young poet named Osen came to the castle. Flemeth was captured. Ah, è appesissimo, si innamora del giovane poeta. And they fell in love. Oh, la trama si infittisce. Flemeth longed to be with her true love, and she and Osen. E scappa con Osen e abbandona Conobar. Cerca rifugio nelle selve Corcari. Questo Chasing. They lived there happily for many a year. Till the day Flemeth received news that Conobar was dying. Ah, ma la sappiamo già sta storia. La sappiamo già, avete ragione. È vero, non mi ricordavo i nomi, non mi ricordavo i nomi. Tornò, sappiamo, finirà malissimo.
But when Flemeth and Othin entered Hyevar, they were captured by Conobar's men, and Othin was slain in front of Flemeth. Praticamente ci sta leggendo due pezzi di codice. Prison in the highest tower of the castle, there to await Conobar's judgment on her. Distraught at the loss of her love, Flemeth plotted revenge against her husband. She summoned a fey demon, intending for it to wreak vengeance on Conobar. But a spell went awry. The demon possessed Flemeth, turning her into an abomination. The halls of the castle run red with blood as Flemeth slaughtered Conobar and all his men. The last of Flemeth's humanity melted away, and at dawn she stole back to the wild. Okay. Genitivi spoilerone maledetto. They say she took to her side many chasing men, and with their help. Le streghe, abbiamo fatto bene a non dire guarda, ci abbiamo la figlia qui. Ditemi nuovamente, no. Ok. Which one? Ah, possiamo aggiungere, sentiamo Andraste. Andraste was the maker's chosen. Ma ci legge il codex veramente? The world when the sound of her singing turned his ear. Beauty, grace and wisdom enraptured him, and he offered to take her from this flawed world to become his divine bride. Flawed. But Andraste had an earthly husband and would not forsake him. Instead, she beseeched the maker to return to his people once more. So earnest was her plea that the maker was moved and promised that he would create a paradise on earth. Sempre molto esigenti queste divinità. And turned once more to him. Solo se avremo l'unanimità. Andraste began her exalted march on the idolaters of the Tevinter Imperium. The maker granted her his powers with which to smite. Sembra super super powerful. Andraste brought the Imperium to its knees. And her victory. Cosa andò storto? Non me lo ricordo. Non mi ricordo se c'era già nel codex o era aggiunto. Come morì Andraste, però ma lo sapeva, mi devo rinfrescare la memoria. Il suo marito, Maferat, gli Alamarri, era geloso perché era troppo potente e influente, ok. Chiaro, lei è sempre più devota e il legame che si sfilaccia, diciamo. Sì. Imboscata, cattura l'amata Andraste. To be ambushed and captured. Andraste was burned esatto, at the stake in Minrathos, the capital of Minrathos. Perché il creatore non la salvò con il suo potere? I have thought on this too. Did he withdraw his sight from her at that moment? Non ti vengono dei dubbi. This question has come to me many times, and I have no answer. Perhaps there was no way for Andraste. Ma non è detto che dovesse morire così. But through her death, we will never know for sure. Sapete qualcosa dei Dalish? I have heard a little about gli elfi, come ottennero la libertà dall'impero Tevinter. When Andraste began her exalted march, gli elfi si unirono ad Andraste, ok, per combattere contro il proprio. Anche questo era già nel codex. The great elven leader, Shartan, born in captivity, rose up to lead his people. He foresaw a future futuro in cui avrebbero vissuto liberi. Fu ucciso quando fu tradito Andraste. Alla fine si liberarono dal giogo, ma si dovettero un po' ritirare, giusto? Esatto, le valli a sud si stabilirono lì, in una loro terra. Ok. Non durò a lungo. Gli elfi vissero nelle valli per secoli. Resumarono il culto dei loro antichi dei elfi e rifiutarono la costruzione delle chiese. Questo fece infuriare la chiesa, l'ostilità tra due fazioni sfociò infine a guerra aperta. Dice che furono gli elfi a colpire per primi. Ma figuriamoci se può essere vero o meno, chi lo sa. Una sacra marcia contro gli elfi, il cui numero era un riferimento alla marcia compiuta da Andraste contro il Tevinter. During the exalted march of the Dales, città saccheggiata, stato elfico completamente dissolto. Alcuni degli elfi accettarono con amarezza il loro destino. Ok, vanno a fare schiavi sostanzialmente. But others, still fiercely proud of their heritage, no, altri nomadi. Gli elfi delle valli, i Dalish. There were the elves of the Dales, the Dalish. Dalish.
Ok. L'Eliana approva più 5. Oh yeah, però al codex non si aggiunge nulla. Genitivi ci aveva già spoilerato tutto. Devo andare là. Ah, e qua c'è anche un punto... Ah, quindi lui è una barza. Questi sono i simpaticoni che avevamo già incontrato. Parliamo prima con loro. Ah, it's good to see you, my timely rescuer. Saranno dei vendor, sono i vendor, vendo tutto. Grande botanica. Ok, ok, se poi abbiamo davvero dei vendor che ci seguono per le nostre bazze, non è male. Mostratemi le vostre merci. Dai, figata. Allora, prima di tutto devo vendere. Non voglio neanche guardare. Vendere. Cosa? Poi non so. No, questa ha un uso, quindi no, non è una pietra preziosa. Oh, vabbè, vediamo qua che c'è tutto, dai. Però volevo... Anche questi hanno un uso. Pantaloni sporchi sono doni, non vendiamo i doni, anzi li dovremo dare i doni. Falce dorata. Dobbiamo poi pensarci a sti doni, eh. Questa è una runa per un'arma. Questo non è niente, questo vestito io lo vendo. Che mi frega? Ciao. Qua abbiamo due tuniche, non ne uso nessuna delle due. Beh, questa sembra molto più sdozza. 22 forza, 22 forza, 75, 15, 40. Sono uguali, più 6 difesa. No, sì, sono uguali, cazzo. Beccatela. Piccolo scudo metallico. Non ho fatto una cazzata, però. Ok, piccolo scudo metallico. Beccatelo. I cristalli, dite di venderli? Dite che la mod non è stata installata correttamente? Oh cacchio. Quindi i detach no, porca loca. Un elmetto di ferro lo vendiamo, guanti di pelle li vendiamo. Armatura di cuoio borchiato non lo so, vedremo. Corto ne vendo uno. Axe. Una mazza base. Questa sembra anche un'arma figa. No. Ok. Quindi in realtà abbiamo visto tutto quello che c'è da dare. Vediamo loro cosa vendono. Impiastri curativi minori. E questi li voglio tutti. Questo voglio tutto ciò che hai. Boccone del Mabari. Ah, dite che quindi potremmo già avere il feedback sul non essere riusciti, eh? Questa è la pozione di Lirium. Beh, sentite, perché no? Queste cose pigliamole che fanno sempre comodo. Queste robe qui, boh, tecnica fisica. Talenti aggiuntivi per l'altro guerriero. Questa è tantissima roba e costa tantissimi soldi, infatti, niente, perché è un pimp permanente. Di tutto il resto, boh, frega, tanto troviamo sempre robe. Rune? Per le armi? Sono cose interessanti, ma mi sento talmente lontano dall'avere un'arma, da pensare di avere un'arma dei doni. Cioè, possiamo comprare dei doni addirittura a zero. Buon pomeriggio, Sofia. Ma io i doni a zero li compro tutti. Ma è incredibile. Però ci occupano un casino di spazio. Quindi, piccione indistruttibile. Esatto, esattamente, Pasquale. Prima, aspettate.
Un libro che spiega cosa fanno i Templari e come. Quindi qua c'è della lore in vendita, figata. E allora, con calma. Prima dobbiamo gestire i doni che abbiamo, sperando di non fare cazzate. Allora, voi siete veramente dei fighi, bravi, bravissimi. F5. Allora, gestiamo la nostra... Sono del DLC, ma pensa a te. Allora, vediamo innanzitutto i nostri di doni, che dovrebbero essere catalogati... Dog Whistle! Perché la pelle di lupo non la posso vendere? Scusa, ma io voglio vendere la pelle di lupo. Dobbiamo stare attenti. Allora, questo dono... No, aspetta. Aspettate. Qui non posso donare i doni. No, Morgan. No, questo ovviamente è per i Detaka, ma lo devo fare quando siamo in viaggio, perché non ho i Regaz qua. Ah, no. Sorry. Però non ho i Detaka. Sì. Gli do l'osso. Beh, cazzo, i Detaka. Ma io pensavo che i doni avessero anche altri effetti bazzosi. Quindi in realtà i doni servono solo per muovere la barretta. Ci sta, ci sta. Che pollo! Vabbè, che vuoi mai che i Detaka non mi ami? Cioè, i Detaka ci amerà sempre. Ah no, ok, non fanno solo questo. Però in questo caso faceva questo. Va bene. Studiamo poi i doni che abbiamo. Abbiamo una falce dorata, 4,3. Questo liquore da campo... Non ho elementi. Statuetta intagliata. Una donna con una tunica. Collana tribale. Denti e ossa. Pantaloni sporchi. È che brancolo nel buio. È che i doni occupano uno slot, capite? Quindi mi scoccia un po' comprare tutti quei doni. Per quanto io voglio vendere sta pelle di lupo. Non posso non vendere la pelle di lupo. Ma stiamo scherzando? Da che Baldur's è Baldur's? Ah, sono anche pettegolezze. Ma intanto però devo venderti la collana Morgan. Sì, no, può essere. Anch'io ci ho pensato che possa andare a Morgan, per carità. Però boh. Cioè, comunque un po' un tirare a indovinare che si sta, perché come se la faccio incazzare? Cioè, capite che il flirt con Morgan è della massima importanza, quindi non posso sbagliare nulla. Ecco, scusate, non l'avevo vista. Aspettate, fa per caso cose bazzose? No, ok. Bene. Ma il dog whistle prima non c'era, letteralmente non c'era prima. Sì, ora parliamo, facciamo tutto, non preoccupate. Vabbè, diciamo che abbiamo fatto questo. Andiamo nell'inventario, facciamo un po'... Collana tribale. Secondo me si incazza. È che io non ho capito bene la cultura dei Kunari, quindi... Ah, quindi Detaka mi ama tantissimo. Alistair, il giusto. Simon non si ama. Morgan sta andando verso il meglio e anche Leliana, quindi i flirt vanno bene. Lo faccio. Ragazzi, A fine gift. You have my thanks. Yes. Statuetta intagliata, una donna con una tunica. Cioè, che potrebbe anche questa piacere a lei, Sì, no, ho capito il discorso della mod. Sì, cioè, oh, vai, tranqui, vai, Paula Jastek, don't worry. Allora, si sta il salvotto prima dei regali, però iniziamo veramente a barare, se facciamo un salvotto prima di ogni regalo. La donna con tunica mi ispira sia Leliana che però Morrigan, che le ricorda un po' la nonna. Che cazzo... Pantaloni sporchi, ragazzi, a chi è che regalo dei pantaloni sporchi? Che però sono un po' un cimelio. Dite che è più da Leliana la piccola statuetta. Che magari può essere, può ricordare Ardraste? Sentite, io vi do retta. Se salta però il... Aspettate. Ecco, lo sapevate. È successo. Scusa, non posso permettermi di fallire il flirt. Non è possibile. Baro. Beccati una piccola statuetta intagliata, Vez. Oh! Yes! Thank you
so much. Ma you're welcome. E sarai welcome. pantaloni sporchi. Io ho pantaloni sporchi, però non me la sento. Non... In Crosaia rimasti sepolti per anni. Un tempo fosse di colore dorato argento. Potrebbero addirittura andare per Alistair. Però mi fermo qui. Mi fermo qui. Abbiamo 46 su 70 nell'inventario, quindi abbastanza gestibile. Abbiamo tante cose da fare. Voglio prima parlare con lui per comprare qualche dono di quelli a costo zero. Dai. Come on. Piccione indistruttibile. Magari sono, come già suggerivate, per personaggi più avanzati, guardate! Marionetta di custode grigio. Ma questo è perfetto, però. Ma questo è per Alistair, è perfetto. Ma non posso non prenderlo. Bastone. È adatto per essere lanciato. Un liuto panciuto. Lei è una barda! Beh, questa è per Leliana. Scudo di Re Marik. Due segugi non devono prendere questo scudo alla casata di Tairin. Protezione di molte battaglie. Non necessariamente adesso. Bambola di Alistair, addirittura. È stranamente simile da... Oh cacchio, però è tipo una bambola voodoo di Alistair. Allo zaino che ti espande l'inventario. No. Non l'ho visto. No. Attenzione. Quanto arge... non ce la farò. Cazzara, ho qualcosa di valore che vale dell'oro e che di cui non mi frega, impossibile, solo la monnezza. Potrei vendere l'armatura del DLC, diciamo, però sarà fighissima. Certo mi darebbe un tale boost di quality of life immediato. Che poi la uso fra 100 anni, però magari è comunque figa quando ci si arriva. Difficile prendere una decisione di questo tipo. Beh, rompono il gioco, alla fine mi danno un po' di amore dai miei compaesani contubernali. Certo, dargli la sua bambola voodoo, oddio, potrebbe fare la felicità di Morrigan. Potrebbe fare la felicità di Morrigan per il suo flirt, maledetta, con Alistair. Fiaschetta da barba. Una museruola che va a tenere sotto la barba per poter accedere all'alcol anche quando si perde sensibilità alle braccia. Se becchiamo un nano, questa è la sua. come danno più 99 apesi. Ok, allora stiamo polleggiatini. Li usiamo alla disperata. Tanto rimarranno qui, spero. Brandy raro di Antiva, ciao. No, vabbè, genealogia completa del Ferello. Ah no, ma di cosa stiamo... Cono protettiva, è bellissimo. Stivali brutti. Molti insetti sono morti per creare questi stivali iridescenti. Che spreco. La maschera orlesiana. Il canto della luce, versione integrale. Ma che fighi, che belli. Madonna, adoro. Allora, no, va bene, dai, ci fermiamo. Però io ho veramente bisogno... Ho veramente bisogno di fare un po' di soldi. Mi piacerebbe davvero pimpare lo zaino, ma non... Cosa sono? 99 argento per arrivare... Sì, perché si arriva a 66. Sarà 99 argento, madonna, mi mancano 98 monete d'argento. Potrei vendere questa bellissima spada, che probabilmente potrebbe servire al tizio, a Sten. Perché comunque è... Spada lunga a mano principale? No, è a due mani, potrebbe servire a Simon, tipo. Non lo so ancora. Presto per pensarci. Celibek, io spero che questi ragazzi continueranno con noi. Sandal. Hello. The boy's a bit simple, but he's rather good with enchantments. One of those tranquil fellas actually called him a... Questo ci pimpa gli oggetti, Restano lì i doni, ok. I had no idea such a thing existed. Sì, dopo facciamo il discorso equipment. Quando c'è il quadratino nello spazio per le rune, che tipo di incantamenti sa fare? È che come vi dicevo, mettermi ad investire risorse in armi che al momento non mi convincono. Enchantment.
And there you have it. Non è che mi abbia... Enchantment! Giuramento. È l'arma che dicevamo prima. Posso pimpare il giuramento con fulmine. Sono abbastanza sul frega. Potenziamento a tutti gli oggetti incantabili presenti nell'inventario del gruppo, inclusi quelli che possono essere potenziati a un incantatore a patto di avere a disposizione delle rune. Oddio. Cioè, uno potrebbe anche dire, cazzo, risparmi la gag. La gag. Ah, la posso togliere? Ah, le posso togliere? Beh, allora faccio. Allora faccio. Però, come dicevate prima, bisogna un attimo pensare all'inventario versus le armi. Nel senso che lui va in giro con una spada di famiglia e credo che proprio giuramento rappresenti un pimp. Più danni. L'altra è anche da ladro. Potrei darla come seconda arma a Leliana. Penetrazione, effetti guarigione. Bene. Più uno danni, più 10, più 4 attacco. Non è male, però giuramento è più grossa, dai. È la tua arma. Spada di famiglia, che era quella della tua famiglia. Che ci tenevi tantissimo. Bene. Per quanto riguarda lo scudo, tu hai già uno scudo figo, non c'è niente da... Non abbiamo niente qui, che mestizia. Balze varie, oggetti di trama. Lettera di coscrizione. Non l'avevamo ancora presa, cioè sapevamo di averla, ma figata, figata, figata. Ok. Ovviamente no. Morrigan... No. Va bene. Leliana, che in realtà stai nel gruppo in modo molto stabile. Pugnale incantato. Lei usa i due pugnali. Pugnale incantato. Abbiamo visto che fanno una bella coppietta. Frega. Per quanto riguarda Stan, lui usa lo Spaduken e non ha secondi fini. E non glieli facciamo avere. E non dovrebbe avere pimp qui. Non credo neanche lei, non ci ho guardato. 5-10. Ah, lei ha una signora armatura più di quella di Stan. Che in realtà mi viene da pensare, potrebbe essere una stronza. Una cotta di maglie, stava lì qua. Non scombano neanche. Ah, no, questi due scombavano, mi sembra. Senti, rimani così, Leliana. Stan, la prossima figata la diamo a lui. Hidetaka è messo così. Alistair, che nessuno si caga da un po' di tempo. E anche lui ha una bella armatura che si tiene, non ce ne frega niente. Questo gli migliora... Non è che non lo stiamo usando, però sì, è più forte. Sì, è più forte. Beccato. Scudo dei Templari andrà venduto, ma soprattutto anche sta tunica. Se lei là ancora riusciva a stare con quelle robe là, Morrigan non ha bisogno di una... La tunica Chasind, preferivamo quella lì. Tunica di Morrigan. Più due magia, sì, perché tanto difesa, cosa vuoi mai che riesca a fare? Ma se io ho 6 oro... Perché non riesco... No, scusate un attimo. Va bene. Va bene così. Secondo me le robe che non abbiamo equipato sono tutte vendibili. Fammi un attimo parlare con lui. Allora. Are you sure I can't interest you in this hat? A pair of earrings, perhaps? A cheese knife? Mostratemi una vostra merce. I'm sure you'll be pleased with the goods my boy and I have collected. Stai Pollage, per piacere. Non ti incazzare. Fai una cosa veloce. Grazie. Allora. Beccati un pugnale prole oscura, tanto non lo usiamo. La spada di famiglia, vendere la spada di famiglia, però mi sa di male. Mazza dei barbari, prenditela. Frantumatore, non lo usiamo? Non lo stiamo usando, giusto? Pigliatelo. Arco corto? Pigliatelo. Balestra, boh. Cuoio borchiato? Maglia steccata? Pigliatelo, dai che ce la facciamo. Pigliatela. Forse ce l'abbiamo fatta. Vez. Volevo l'intero elenco. Sì! Ma adesso per spendere... No, l'orario non è definitivo. Vedremo come ci organizziamo. Stasera facciamo The Medium e se è la figata, se è veramente il nuovo Silent Hill. Siccome The Medium è molto corto come gioco, se è veramente il nuovo Silent Hill... Gli possiamo dare un paio di giovedì sera e Dragon Age rimane
so per dire Dragon Quest, e Dragon Age rimane pomeridiano, se no ciao The Medium e torna serale, insomma. Comunque gli slot, se è, rimane uno slot in più pomeridiano, ma lo decideremo dopo stasera. Allora, spendo tutto ciò che ho e mi pimpo! Bene, basta. Direi che abbiamo fatto quello che c'era da fare. Gli oggetti pimp per la simpatia dei compagni vanno bene. Cioè, anche quelli che ho acquisito aspetto ad usarli. C'erano delle cose, ad esempio, prima qualche pettegolezza, poi... Alessa he sold the young Orlesian woman that married Arl Eamon. Arlemon. I hear tell she tried to poison her husband so she could marry his brother, Bantegan. Make us gossip. That's what I've heard on the road, anyhow. Take it for what it is. I don't know what to tell you. Nothing I can think of at the moment. Qualcosa è successo qui? No, non volevo... Vabbè. Com'era? Vabbè, ok, sentite. Trick. Yes. E trick. Ok, ce ne siamo tranquilli. Io non volevo fare nessuna di queste cose. Cambiamento del gruppo, ok. Ah, era diventato luminoso, ma per simpatia. Ok, Sandal non ha niente da dire. Proviamo a persuaderlo. Allora, tanto non ci riusciremo. I suppose since you told me about you being a Grey Warden, it's only fitting for me to be as open. I am originally from Orzammar, the famous la città dei nani, city that lies beneath the nelle profondità delle imponenti montagne gelide. I was a merchant there too, merchant cars. Dove c'è Moria. These things are in the blood, you know. You can't just leave them behind. I ran a fairly successful business. Rare artifacts, you know. Old things. Insomma, c'è un sacco di shardi. E cosa è successo? Reminded them of the lost glory days, I suppose. Ah, anche giorni di gloria è una bella domanda. One day, a noble woman came to my una nobile donna. She looked around for a bit and then prese a gridare per la disperazione. In dismay. Apparently, she believed that a pair of braces I had for sale once belonged to her brother. He'd been lost in a cave-in, you see, while on an expedition to clear out the Darkspawn from one of the tunnels running close to the city. They were made specially for him. They're unique, she shrieked. He stole them from my poor brother's corpse. E di la verità, li avevi rubati. She had me arrested on the spot, of course. Nobles, they're touchy like that. Dillo che andavi a ravanare i cadaveri, ma ti capisco, sai. Me lo voglio tenere amico perché ci dà delle buzz. Well, I didn't steal them. You see, I've been paying these castless dei sicari senza casta. The lost tides. They're full of things that people left behind. Sometimes you can find a treasure. Something worth a little gold. Beh, senti, in realtà è giusto. Cioè, alla fine. That's exactly how I see it. Bella. The noble woman, she wasn't too happy with the theft of her brother's braces. I don't know what they planned for me, and I didn't want to find out. Bribed the guard that was watching me and took off for the surface. Immagino. Never look back. C'è già un feeling fra Simon e il nostro amico nano, eh? You're quite welcome. Is there anything the boy or I can get you? Ah, non avete citato vostro figlio nel racconto. Ah, yes. I'm married to a fine woman back in Denerim, it's true. She'd give me a son if she could, but that's not likely to ever be. Sandal here. I found him in the deep roads years ago. Abandoned, I think. Ah, poverino. Poverino. I took him in and I brought him with me when I came here to the surface. He may not be my blood. Ma poverino. Well, I think of him as one. We left Orzammar. That's right, boy. Maybe one day we'll see it again. It's not as if I don't benefit, mind you. Turns out the boy's a natural working ottimo. With enchantments. Bene. He might have even been lyrium addled. I never thought of that before, to be honest. Happens sometimes. He can work an enchantment into just about anything, however, given some time. Could probably open his own shop, if he knew how. Enchantment. Well, he does seem to enjoy it at least.
Facciamo quest'ultima doverosa domanda. Look, we don't rob people. No, 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 non volevo metterla in questi termini. Non volevo metterla in questi termini. Fai quello che ti pare. Ravana, tutto è ravanabile. Dove non ravano io, ravana tu. Fai benissimo. Hai la mia benedizione, vecchio. Hai fatto fai troppo bene. Era solo una linea di dialogo. Stai tranquillo, per piacere. Ma guarda, sei un grande. People flee from the blight with good reason, but they forget things. Things with value and meaning. Leave them behind because they're frightened and desperate. And sometimes, my boy and I, we find our way to these places before the horde descends and we save these. Fai bene, sei so bene. Take them away so the darkspawn don't get them. Is that so bad? They destroy everything they touch. Bravo. That's what I tell myself too. Ah. Bene, 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 bene. Times indeed. Ricorda un po' il ragazzino di The Walking Dead, anche a me. Ok. Bella lì, bravi. Bravi ragazzi, bravi, bravi, mi state simpatici. F5. E ora qui? Cosa ci racconti tu? Levi Dryden? You're a hard man to find. Where are my manners? The name is Levi. Levi Dryden. Levi Dryden. Can never mention me. Levy of the coins, Levy the trader. Ah, un altro commerciante, incredibile, abbiamo l'ipermercato qua. Duncan non vi ha mai menzionato. Really? He never told you of old Levy? We've known each other for years. But here I am carrying on while you have a blight to stop. Don't want to waste your time. But you see, Duncan promised that together we'd look into something important for the Wardens. And for me. But poor Duncan's. Well, no more. A tragedy it is, at that. Che cosa vuoi? I know he would want his work carried on. His pledge fulfilled. It's a bit of a tale, that is. But I'm the one who brought the Grey Wardens back to Ferelden. Well, I was one of the ones. There were a lot of us. Make us breath, I'm a bit nervous. Honored to be here, really. Quanto mi puzzi, caro mio. After King Maric freed us from the Orlesians, the Grey Wardens begged the King's permission to come into Ferelden, some sort of internal business. Me and a mess of other Warden sympathizers spoke on behalf of your order. Tan Logain was very much against letting Orlesian Wardens in the kingdom. But Maric, Andraste, bless him, was a fair-minded monarch. Ok, ma tu qual è stata la base che hai fatto tu? So that's why I was there when the Wardens and their leader Genevieve presented herself to the king, the first Wardens in Ferelden. Genevieve. For a century. Proudest day of my life, that was. Duncan was a bit of a scamp back then. We were of an age and struck up a friendship. The king himself went with the Wardens on their mysterious business. When he returned, he rescinded King Ardlan's decree. And the Wardens came back to Ferelden for good. Beh, allora non puoi essere troppo cattivo, eh? Perché i custodi grigi furono esiliati? Forse lo sappiamo già, ma non me lo ricordo. People say it's because the Wardens have become terribly unpopular. Just soaking up tithes and not doing a bleeding thing for the kingdom. I say that's bollocks, as recent events have shown. Chiaramente, quando il flagello è lontano, no? Diventano un costo. Maric was a bit of a visionary, a powerful mind, that one. In his travels with the Wardens, he must have seen how important their cause was and been moved by it. Dubito che la storia sia tutta qui. Eh sì, ne dubito anch'io, devo dire la verità. There was some talk at court that he did it to improve relations with Orzammar. That might have factored into it. But make no mistake, King Maric was a giant among men. A giant among men. Un gigante fra gli uomini, eh? Oh, his stomach's all aflutter. You're welcome. Well, as you know, my family's name is Mud around noble circles. Esatto. My great-great-grandmother, Sophia Dryden, was the last Warden commander of Ferelden back when the Wardens were known as freeloaders.
So King Arlan banished the wardens, and he took House Dryden's land and titles. F-35. Il custode di e poi cosa è successo? Hard to say. After King Arlan died, there was a civil war, loads worse than this one, and our family was on the run, hunted by enemies, with nary a friend in the world. But Drydens are tough. We rebuilt, became merchants, and we never lost our pride. Our family's only crime was guarding the kingdom against the Blight. We're not ashamed of that. I ask for the truth. My family reveres Sophia Dryden. Mm-hmm. We know she died at the old Grey Warden base, Soldier's Peak. We want evidence to clear her name. It won't okay. restore our land or our titles, but it'll restore our honor. Non ho mai sentito parlare del picco del soldato. Well, no one's been to Soldier's Peak since Arlan's days. At least none that's come back. Questa è una mission pesa che faremo sicuramente più avanti. L'intrico di gallerie che portano al picco, ciao. Perché Duncan non vi ha aiutato? Perché non c'era tempo, non c'era modo, ovviamente. Chiaro. Duncan said he would help after the Battle of Ostagar. Said there might be useful things at the peak. Speriamo che questo non ci stia prendendo per il culo. Soldier's Peak has strategic and symbolic importance. Duncan said that it would be worth it right there. Ma la cosa che possiamo fare subito? Hope to recover lost warden history and perhaps a few old relics. No one knows what's up there now. Grazie Scanca, grazie del supporto. Mi sembra, mi suona come, bravi che scrivete spoiler ragazzi, mi suona come una cosa molto pericolosa, però il gioco non ci metterebbe un punto esclamativo davanti agli occhi se non fosse una cosa immediatamente fattibile. Ok. Io vorrei aiutarlo. È che l'intrico di Cunicoli è brutta come gag. I can pick my way through the tunnels at the base of Soldier's Peak, but the place, well, they say it's haunted, and it'll be dangerous for certain. Will you think on it at least? Preferisco usare il tempo al futuro. Ma d'altra parte, olezza, ah, ma siamo d'accordo. Cioè, sul fatto che questa cosa puzzi non ci sono dubbi. Però, d'altra parte, siamo in un RPG, mi parli di cunicoli, cioè mi viene anche voglia di andarci, ovviamente. Tesori, nemici. Non ci penserò, magari vi aiuterò. Thousand blessings upon you, lo metterai in mappa. Bravissima. When you arrive, we'll pick our way through the tunnels together. Mappizzato. Nuovo codice. Che è la storia dei Dryden. Penso che la mappa si fosse aggiornata. Tutti i membri vennero perseguitati. Ma è la storia che ci ha raccontato lui, il nome infangato. Tobin, fratello di Sofia. Lasciò il Ferelden, un mercantile di Antiva su di Derocher, una nuova vita tranquilla, ok. I Derocher prosperarono. Sylvie Derocher scoprì un vecchio documento che apparteneva a Tobin e riscoprì la storia della propria famiglia. Nel suo orgoglio, forse nella sua ingenuità, reclamò il nome dei Dryden e tornò nel Ferelden. Re Arlan è morto, il nome dei Dryden è sopravvissuto. Dalla morte di Sofia Dryden la nostra famiglia è sopravvissuta. Ha persino prosperato, i nobili del Ferelden possono anche sputare sul nome dei Dryden. Ma noi sappiamo che Sofia Dryden era superiore a tutti loro. Quasi una regina e un'eroina del popolo del Ferelden. Tratto dai documenti personali di Levi Dryden, mercante. Nuovi codici, esattamente. Missione aggiornata.
il passo di Sulker. Un mercante ti attende, un affare potrebbe essere trovato. Picco del soldato. Ne abbiamo di robina. Mappa. No, l'altra mappa. La mappa più mappa. Eccola qui. Picco del soldato. Beh, non è proprio una cosa prossima, ecco. Visto che noi siamo qui. Cioè, qui, insomma, da queste bande qui. Va bene. Se poi dovessi dire esattamente che so che cosa fare adesso. Ah, vedete, il detac è già dei nostri, eh. Già pronto a combattere. Se vedete il livello di Simon, non preoccupatevi. Abbiamo semplicemente deciso di farlo un altro. Ah, qua non si può andare con la visuale alla Baldur's. Ok. Va bene, abbiamo fatto quello che c'era da fare. Benissimo. Segreti nelle segrete. L'Inner Ravano è potentissimo. Lo è davvero. E in ogni caso, di mappa tu sei mappa del mondo. Oh, che dire. Quel che c'era da fare, aspettate, i detacca. Sono cose che ho dimenticato. Morrigan, la nostra cara Morrigan. Andiamo. Mi ha salvato, andiamo. E non so dove puntare. In realtà io non lo so. Yes. È una gag. Pesissimo. Redcliffe. Castellare, siamo tranquilli. Lothering. Cioè, dove siamo appena stati? Quindi noi in realtà siamo da queste bande qui. I confini della foresta di Bressilian, i cui pericoli sono decantati nelle leggende locali. Calma. Selve Corcari, Ostagar, Capanna di Flemeth, Denerim, il porto principale più grande della città e più grande città del Ferelden, sede del Palazzo Re. Calma. Picco del Soldato, terra di Ban Loren, il legname. Porto del lago Calenad, siamo presso l'antica Gran Via Imperiale. Questo porto è l'unica via rimasta per raggiungere la torre. Torre del Circolo. Circolo dei Mal, minchia. Montagne gelide, picchi scoscesi. Anche Baldur's era così. Però mi ricordo quando giocavo a Baldur's sapevo sempre dove andare. Forse... Orzhan Marnani non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Su questo siamo d'accordissimo. Voglio andare subito, ma tra l'altro scusate, qua proprio Orzammar pura e pulita, cioè o non sto leggendo bene. Cazzarola, che decisione. Ma a sto punto potremmo quasi quasi andare a Picco del Soldato. Cosa devo fare come custode? Allora, come custode grigio noi dobbiamo girare il mondo e dare i documenti bazzosi, che magari andiamo un attimo a dare un'occhiata, per rifare un esercito, perché ci sia un esercito di persone per bene. Missionico, facciamo che ci guardiamo. Allora, cerca Arl Imon. Alistair ritiene che tu debba chiedere aiuto a Imon Garrin, l'Arl di Redcliffe. Forse questa è la mission numero uno, eh? Arl Imon è un nobile uomo molto rispettato, con grande influenza. Alistair è certo che, una volta saputo il tradimento di Logan, ti aiuterà a Redcliffe. Grazie mille, Cituk. Grazie davvero degli 8 mesi. Ci sta. Stasera vediamo com'è. Migliore delle ipotesi, il nuovo Silent Hill. Peggiore delle ipotesi, se famo due risate. E quindi questa forse è la mission numero uno. L'aiuto di Orzammar. Ma io come cacchio ci vado a Orzammar? Nella grotta, quella grotta che stava là a nord, mi viene a pensare. La cooperazione dei Dalish, che mi sembra che siano a sud. Il confine là. Però, cacchio, circolo spezzato, invece la torre. Dal lago, esattamente. Più o meno dovrebbero essere queste. Queste sono le bazze in più. Contenuto premium, ma pensa a te. Ah, e questa è la mission sempre, il lago Calenad, Denerim, montagne gelide. Quindi qua abbiamo delle cose a cui dare le lettere di coscrizione. Esatto. Ma com'è bello, com'è chiaro. Ma è proprio goduriosissimo sto gioco. Ok, andiamo.
Ah, la potevo rendere attiva. Che pollo. Beh, vabbè, vabbè, vabbè. Allora, adesso voglio vedere la mappa per dirvi che cosa penso di fare. Secondo me gli elfi stavano da ste bande qui, non vorrei dire una stronzata, però. Montagne gelide, Red Cliff. Montagne gelide, quindi qua per i nani. Secondo me qua per gli elfi, qua per la torre degli stronzi, qua per un coscritto. Un po' ci stiamo capendo. Andrei a Red Cliff. Io sono Lothering, sì. Io andrei a Red Cliff, ragazzi. Andrò a Red Cliff, ciao. Do retta ad Alistair, pur non avendolo nel party. Perché mi sembra, cioè lui è il guerrierino base, ci dà la missioncina base. Ah, proprio Baldur's, ok. Siete solo voi quattro? Quindi sono gli incontri casuali, quindi... Oh my god, si livella. Allora, giochiamocela. Abbiamo i Regaz come si deve? Sì. Allora, Stan, picchia lui. Simon, picchia lui. Morrigan, spara a questo. Tu, spara a questo. Id e Taka, grande vantaggio. Vai lì. Così lo facciamo anche un po' più easy, che non voglio impazzire. Vai. Cattivi, ragazzi, cattivi. Devo dirvi di fare delle cose speciali. Fatele da soli. Ve le devo dire io. Forse ve le devo dire io. Dai, mi fido della vostra... Oh, cazzo. Stan è già in difficoltà, strano, eh? Cazzo, trappola! Id e Taka! Non fare lo stronzo! Cazzarola! Oh, cacchio! Stiamo combinando qualcosa di bello. Voi due state facendo le bazze. Id e Taka lo lascia a se stesso, perché mi fido molto di lui. Mentre voi due, quando si saranno ripresi... Ah, lui è proprio quasi caduto in a terra. Meglio farsi un impiasto curativo, se fa in tempo. Ok, ha fatto in tempo, molto bene. Bene, ragazzi, cattivi. Id e Taka tiene botta. Merda! Ma cosa cazzo succede? Stan è caduto. Sotto i miei occhi. È una pippa. Lo sapevo, ma Id e Taka invece uccide i suoi nemici con grande efficienza. Vai a menare. Dovremmo un po' rispondere al fuoco dello stronzo, però il capobranco è grosso. Va bene così, no? Vabbè, abbiamo vinto, no? Ok. Ma scusate una cosa, ma veramente? Ma perché mi dà due omarini morti? Leliana, ma Leliana è qui? Morrigan? Sa... Beh, ce la caviamo lo stesso, ma è stato imbarazzante. Grazie a Id e Taka. Ce la sai. Imbarazzante. Iniziamo il ravanaggio, va. Che abbiamo bisogno. Ah, quanto adoro per questa... Dukowski! Ah, sono i nostri. Ah, mi sono cagato, ok. Mi ero veramente cagato. Oggetti ricevuti. Quali oggetti, scusami? Non si sa, boh, degli oggetti, delle figate. Radice mortavere, quello di prima, ok. Ah, questi li abbiamo comprati. Sì, ok. Là c'è roba. No. Quante botte che abbiamo preso. E queste trappole, anche in Baldur's Gate! Anche in Baldur's Gate, può essere che in Baldur's ci fossero le trappole fatte esattamente così? Mamma mia che... Ah, qualcosa mi ha fatto contatto. Qualcosa mi ha fatto... C'erano le trappole fatte così anche in Baldur's Gate. Troppo bello. No, confermo il godurioso. Ma che figata, madonna, quanto adoro. Adoro.
Tagliole, tagliole, sì sì, le tagliole, che sono poi trap, insomma, alla, ai fini del gioco sono poi trap. Radici elfiche, stadio meraviglioso. Ah, tra l'altro, scusate, piccola parentesi su, su PES. Ho fatto tutti i miei ragionamenti. Rifarò la modalità My Club, quella che si parte in Serie B con un Bolognina di bassissimo... e farò manageriale, perché secondo me è l'unico modo per spassarsela veramente con quel gioco. No, non ci credo. Vez, però pensavo li evitassi in automatico. Vabbè, senti, rimarrai lì. Mi dispiace, caro. Vai a morire. Ciao. Ancora! Vecchio! Lasciatelo morire! F5. Salviamo i progressi. Bene, bene, bene. Ah, figata, figata, figata. Perfetto, perfetto. È proprio Baldur's Gate. Yes, yes, che figata. Ha giocato a Final Fantasy, Baldur's Gate, al calcino. Ragazzi, grazie mille Richard Wanley, grazie mille del supporto. Sembra di essere tornato negli anni 90. Allora, Redcliffe, siamo arrivati. Zona sbloccata, codice aggiornato, letture viola. Innanzitutto è uno scritto di Fratello Genitivi, boss finale. Re Calenad Tairin una volta disse: il destino di Redcliffe rappresenta quello di tutto il Ferelden. Sicuramente il castello è la prima e ultima difesa per l'unica rotta via terra che porta al Ferelden, e il paese non è mai caduto in mano a una forza che non avesse prima catturato Redcliffe. Il castello, che nonostante sia stato preso 3 volte, viene descritto come inattaccabile. Ah, quanto cazzo figo! Ok, difende inoltre una delle più grandi e fiorenti città del Ferelden. Il villaggio di Redcliffe si trova vicino al passaggio montano che porta a Orzammar e al confine orlesiano. Ciò permette a Redcliffe di fungere da centro per il commercio con gli altri paesi. Per questo motivo è considerato un'Arlea. Arlea. Nonostante le sue dimensioni ridotte. Gli abitanti sono soprattutto pescatori o mercanti che distribuiscono merci naniche attraverso il passo da Orlé a Denerim. Attraverso il passo da Orlé. Tutto a sinistra, Denerim tutto a destra. Quando in certe mattine del tardo autunno l'intero villaggio puzza di pesce affumicato, i mercanti nelle loro ricche vesti fanno di tutto per negare l'evidenza. E la coprono con una salva di peti. Scusate. Tratto da Alla ricerca del sapere, i viaggi di uno studioso della chiesa di Fratello Genitivi, che abbiamo già capito, cioè potrebbero direttamente darci, tieni, questo è Alla ricerca del sapere, i viaggi di fratello di uno studioso della chiesa, leggitelo tutto direttamente, perché insomma qua un ritaglio alla volta stiamo costruendo l'opera magna di Fratello Genitivi, che è il nostro Guerra e Pace. Ci sono anche dei personaggi gialli, non possiamo non notarlo, ben due. Uno è Alistair. Novizio, la madre, serva, molto giovane, la moglie, Isolde, sospettò che il marito fosse stato interessato al figlio. Ah, la moglie dell'Arl, Isolde, sospettò che il marito fosse tanto interessato col figlio di serva, perché in realtà fosse era suo figlio. Così siete per grazia, quindi si è inviato alla chiesa. Ok, ma non lo sapevamo già questa cosa. E qui invece abbiamo Sofia Dryden, la matrona dei Dryden. L'Arlessa, ragione rivale di Arland al trono del Ferelden. Dryden era un capo forte e carismatico e godeva di un grande sostegno da parte dei Ban. Quando infine Arland ottenne la corona, Dryden si rifiutò di arrendersi, avanzò le proprie pretese, venne presa e accusata di tradimento. Tuttavia i suoi simpatizzanti non l'abbandonarono. Per compiacerli, a Dryden venne risparmiata l'esecuzione, a patto che entrasse nei custodi grigi. Dryden sopravvisse all'unione e stupì i custodi grigi di Picco del Soldato con la sua autorità e il suo fascino. Picco del Soldato. Col tempo scalò i ranghi e divenne comandante dei custodi del Ferelden. Prima del comandante Dryden, i custodi grigi erano visti come una reliquia del passato e un peso inutile sulle casse dei nobili. Dryden invece, attraverso i suoi legami politici, rafforzò l'ordine e aumentò rapidamente il numero dei custodi. Nel frattempo, Re Arland si è dimostrato essere un re infido, disposto a ricorrere alla forza brutale per mettere a tacere gli oppositori. Il regno di terrore di Arland peggiorò di anno in anno, finché alcuni Ban disperati si recarono dal comandante Dryden, chiedendole di intervenire. Ella accettò, e così ebbe inizio la ribellione contro Re Arland. Arland scoprì la ribellione e si mosse per fermarla. Annullò pubblicamente tutti i permessi dei custodi grigi e li dichiarò indesiderati nel Ferelden. Alcuni dei custodi, consapevoli di dover restare politicamente neutrali, ritennero che il coinvolgimento di Dryden nella politica del Ferelden fosse un disonore e l'abbandonarono sotto l'assedio di Picco del Soldato da parte delle forze del re. Alcuni dei custodi l'abbandonarono sotto l'assedio di Picco del Soldato, dove noi dobbiamo andare a trovare i resti. L'assedio durò per mesi e finì con la morte di Sofia Dryden. Peso, ma come sempre, tutto che si incastra bene
e si riesce, è incredibile come l'oceano di roba, ma si riesce a seguire. Ora, creature ce ne frega fino a un certo punto, dai. L'orso è un orso, oddio, figurati se fratello genitivi non ha scritto un poema sull'orso. Cioè, è che sono fighe anche queste cose qua. Dirtamen ama l'orso più di ogni altra bestia. Quando il mondo era giovane, Dirtamen confidò un segreto a ciascuna creatura. Le volpi lo scambiarono con Andruil per delle ali, le lepri lo gridarono alle cime degli alberi. Gli uccelli lo vendettero per oro e argento, solo gli orsi mantennero il segreto di Dirtamen nelle profondità delle loro caverne. Dormivano per mesi insieme al loro segreto e senza null'altro. Quando Dirtamen, cioè in realtà il gioco è questo, capite? Quando Dirtamen scoprì cosa era stato fatto dai suoi dei suoi doni, strappò le ali alle volpi, rese mute le lepri e poveri gli uccelli, ma onorò gli orsi per la loro fermezza. Trascrizione di un racconto d'Alish. Elfi 9-8, Era del Drago. Sono rari i racconti di viaggiatori attaccati dagli orsi. Noi possiamo scriverne uno. Questi ultimi, in realtà li abbiamo attaccati noi. Questi ultimi sono infatti così schivi e poco attivi durante il giorno che la maggior parte delle persone non ne ha mai incontrato uno. Comunque, se provocati, possono diventare alquanto pericolosi. Arrabbiate, queste creature all'apparenza placide possono sferrare potenti colpi con le loro zampe in grado di sollevare un uomo da terra. E ci può stare. Ma anche un uomo è in grado di sollevare un uomo da terra. Attenzione. I Genlok, che si dividono in capibranco e emissari, che sono i più intelligenti, appaiono solo durante un flagello. Ma l'avevamo già letta sta gag? Ce n'è uno dominante, di solito, più alti più forti, bla bla bla, beh, fin qua ci stiamo dentro. No, pensavo di fare soltanto Origins, mi hanno detto che gli altri due non sono all'altezza e comunque vorrei dare una certa varietà, considerando che questo gioco ci terrà impegnati un buon 6 mesi, quindi dopo secondo me ci sta un po' a cambiare. So però che c'è il 4 in lavorazione, si parlava proprio del Tevinter nelle news, non so se l'avete letto. Ma ovviamente alla fine faremo una maratona fratello genitivi, penso sarà circa una maratona di 48 ore, la rilettura intera con frequenti idratazioni di fratello genitivi. Era un sondaggio Frasuk. Beh, la risposta te l'ho data io, consideralo un sì democratico da parte mia. Dice che non promette tanto, eh. Vedremo. Ragazzi, non mettiamo il carro davanti ai buoi, siamo affacciati in Dragon Age Origins, è lunghissima. Allora, qua i Genlok, fregacai, ogre, più alti, più fighi, usano la forza brutta, vabbè, ma qui ci stavamo dentro. La tradizione di custodi grigi raccomanda prudenza quando si uccide un ogre, a meno che non si abbia la certezza che siano gravemente feriti alla testa o al cuore. Può essere che stiano dormendo e che recuperino completamente le forze nel giro di pochi minuti. Durante un flagello, la maggior parte dei custodi grigi raccomanda di dare fuoco a tutta la prole oscura, soprattutto agli ogre morti. Avete capito? Vedremo. No, non pensiamoci adesso. Allora, ragni giganti si trovano per lo più tra le vecchie rovine, bla bla bla, e in altri luoghi, no, interessante, col cazzo, bla bla bla, e in altri luoghi dove il velo, che separa, no, i due mondi, è assottigliato a causa di interferenze magiche o per via di molte morti avvenute in quel luogo. In posti simili gli spiriti e i demoni passano, l'abbiamo già visto, nel mondo dei vivi, e cercano di prendere il controllo degli esseri viventi, compresi i ragni, l'abbiamo visto quel tizio là grosso. Per ora è il nemico più forte che abbiamo affrontato. Non tutti gli studiosi accettano questa spiegazione alla presenza di queste bestie, però. Alcuni sostengono che il velo più sottile permetta alla magia di fuoriuscire dall'oblio, corrompendo questi ragni e trasformandoli in creature più grandi e potenti di quanto potrebbero diventare naturalmente. Esistono pochi studi su di essi e lo spettro delle loro abilità è ancora sconosciuto, anche se si sa che possiedono un potente veleno e possono lanciare tele contro i loro avversari. Io veramente... La cura che ci hanno messo. Allora, una via di mezzo? Non c'è posto. Mappizziamo. Ci siamo affacciati. Posto. Fin qua c'ero arrivato anch'io. Allora, lì c'è Thomas. E là c'è qualcosa che sembra portare appunto al castello Redcliffe, che è l'ultima cosa che vogliamo fare. Però, due chiacchiere con Thomas per sentirci dire voi di qua non potete passare, le faremo. Thought I saw travelers coming down the road, though I scarcely believed it. Have you come to help us? Ah, mi è venuto in mente che devo assolutamente rimettere l'arco all'Eliana, sennò questa continua ad andare in corpo a corpo. Ho avuto un flash allucinante, cioè non è solo Simon che andava rigirato, eh.
Sono qui per affari importanti, devo vedere Arl Eamon. Che volete dire? C'è qualche problema? No, non raccontiamo i cazzi nostri a tutti. So you don't know. Has nobody out Cosa there è successo? Stiamo sul vago. We're under attack. Monsters come out of the castle every night. Dal castello, sì, ciao Arl Eamon. Everyone's been fighting and dying. Se siamo capiti. Apparently everyone seems to agree that a blight is the perfect time to start killing each other. Marvelous, really. We've no army to defend us. No Arl and no king to send us help. So many cazzo, are dead. Cazzo. And those left are terrified they're next. I should take you to Ban Tegan. He's all that's holding us together. Ok, organizzeremo la mission punitiva. He's just over there in the chantry. Please, come. Ci sta. Però aspetta, fammi giocare, fammi ravanare, devo ravanare. Guardate il villaggio. Sì, però volevo fare delle gags prima, me lo volevo camminare tutto, zio. Ho beccato lo skip. Guardate i detaca. Comunque che bravi quelli che fanno ste mod. Qua gente ferita. Una tragedia. Una statua un po' stilizzata. Simpatica. It's Thomas, yes? And who are these people with you? They're obviously not simple travelers. No, my lord. They just arrived and I thought you would want to see them. Well done, Thomas. Greetings, friends. My name is Tegan, Ban of Rainosphere, brother to the Arl. You're a rather unusual group, to say the least. Can I ask who you are and why you've come? La loro situazione è talmente tragica che hanno talmente tanto bisogno di noi che sti cazzi. A Grey Warden? I thought you all died along with my nephew. Infatti non hai in simpatia Logan, bene così. What, that he pulled his men in order to save them? But Kaelin risked everything in the name of glory. Bravo. Logan calls the Grey Wardens traitors, murderers of the king. I don't believe it. Yes. An act of a desperate man. There is a Grey Warden who goes by the name of Alice. Non lo uso, ma c'è. Dovevamo averlo nel party. L'avrebbe riconosciuto. Ben. He does. Finally, some good news amidst all the bad. Thank you. You're here to see my brother. Unfortunately, that might be a problem. Eamon is gravely ill. No one has heard from the castle in days. No guards patrol the walls, and no one has responded to my shouts. The attack started a few nights ago. Evil things surged from the castle. We drove them back, but many perished during the assault. Some call them the walking dead, decomposing corpses, returning to life with a hunger for human flesh. They hit again the next night. Each night they come with greater numbers. With Kaelin dead and Loghain starting a war over the throne, no one responds to my urgent calls for help. I have a feeling tonight's assault will be the worst yet. I'm asking you, please, help us. Help Eamon. Quindi in realtà dobbiamo fare questa cosa prima di poter cazzeggiare in giro per il villaggio. Mi viene da pensare. Ci sta un prima o delle domande? By all means. Questo è interessante. The castle is closed to us, its doors barred. We could storm it certainly, but what would that accomplish? Our numbers are too few. We cannot throw men at the castle walls when they are needed to protect the village. Questa non è una domanda che farei davvero, perché non evacuate il villaggio, lo posso capire. Però gliela facciamo lo stesso. O anche questa. Vabbè, facciamo. I tried. Our one attempt at an organized evacuation resulted in... quindi c'è proprio una volontà malvagia che vi tiene in scacco. These creatures attack those fleeing on their own during daytime. Whatever lies in the castle wants this village dead. Successo qualcosa, dall'oblio è arrivato qualcuno che ha posseduto probabilmente Eamon. Once the village is safe, we will try to enter the castle to find the source of this trouble. Ok, quindi un passo alla volta. Bene. Then you will help us? Ma certo. There are no darkspawn here and nothing to gain. It is a fool's errand. Fatti tuoi. Sì,
yet helping these humans does nothing of the sort. How pointless to help these villagers fight an impossible battle. One would think we had enough. Dobbiamo fargli un regalino a queste perché sta rompendo i coglioni. Thank you. Thank you. This means more to me. Se hanno appena detto che dovete morire. Please tell Murdoch what transpired. Then return to your post. Un po' incollate queste aggiunte a seconda di chi è nel party. Before night falls, I put two men in charge of the defense outside. Murdoch, the village mayor, is outside the chantry. Sir Perth, one of Eamon's knights, is just up the cliff at the windmill, watching the castle. You may discuss with them the preparations for the coming battle. Ok, andare avanti. Of course. I have those few who returned from their quest. You know of this, yes? La ricerca dell'urna delle sacre ceneri. Yes, I question Isolde's decision to send so many knights in search of this relic. But I am a practical man, whereas she is a woman of great faith. Sir Perth was one of the knights sent on this quest. Perhaps you should speak to him if you wish to learn more. Mamma mia, che roba. I do not know. They seem to be walking corpses. Men with rotting flesh that continue to attack even with the gravest injuries. Undead? Spirits possessing the dead. There could be several causes behind such a thing. None of them pleasant. Sir Perth insists. He wants me to be with the villagers, so everyone he needs to protect is in one place. I don't mind, to be honest. The point of all this is to protect the villagers, and I can do that best here. This is the last line of defense, should things go. Palla di fuoco e ciao. No, brutta sta frase. We could bring some men in to stand beside me, but I'd rather keep the monsters away from the villagers if possible. Hopefully we can find the source and stop it before it causes any more damage. With luck, we'll also find Eamon and be able to help him. Eamon would be in a better position to reward you, to be honest. Very well. Luck be with you. Sono stato un po' avido. Nuova missione. Stan disapprova. Morrigan disapprova. Leliana approva. Missione aggiornata. Codice aggiornato. Cazzarola, Stan. Stan, hai rotto il cazzo. Tra l'altro, vaffanculo. È molto più forte Alistair. Stan durerà pochissimo, sappiatelo. Arlessa Isolde. Maledizione. Qua bisognava avere Alistair, che invece era tutto un limonare con quel tizio. Prendeva dei gran più. Ah. Ah. Arlessa Isolde, poiché colui che recupererà le sacre ceneri della nostra signora riceverà il rispetto di Radcliffe e ogni ricchezza che è mio potere concedere. Qua c'erano le bazze, palesemente. Ma già mi pento di girare con quel pollo di Stan. Durante l'occupazione l'Arlea... che va sempre giù dopo un secondo, ma va. L'Arlea di Regal fu una costante fonte di problemi per l'imperatore Reville. Si diceva che ogni nuovo rapporto procurasse all'imperatore violenti accessi di collera e che la sua corte era... arrivata ad avvelenare i messaggeri prima che potessero consigliare i loro messaggi. La famiglia di Isolde fu la decima a ricevere l'arduo compito di governare Radcliffe. Dal momento che la gran parte degli Arl precedenti erano stati assassinati dai loro ban o decapitati dall'imperatore, non si avvicinò a questo incarico con molto entusiasmo. Isolde incontrò Eamon senza capire che egli era il legittimo erede al dominio di suo padre e subito si innamorò di lui perché faceva parte della resistenza, senza considerare che egli si opponeva proprio alla sua famiglia. Con atteggiamento forse un po' troppo romantico, insistette per restare con Eamon mentre il resto della sua famiglia veniva scacciato. Peso. Peso. C'è un sacco di gente. Caitlin. Cosa faceva? Che qua c'è un libro. Libro. Calendario del Tedas. Codice aggiornato. Fratello genitivi. Ha droppato una decina di pagine. Sì, ma adesso lo metto Alistair, eh? Sì, ma lo so, don't worry. Però non, forse devo uscire per poterlo fare. Aspettate un secondo. Qua non lo posso fare. Oh no, dove ero qui? Oh no! No, codice. Dove sta il codice? Non mi ricordo, mappa. Tattica. Non sta qui.
Sta qui? Ok. Per la maggior parte della gente comune, i dettagli del nostro calendario non servono granché, sono utili solo per stabilire quando si terrà la festa del giorno d'estate, quando ci si aspettava l'inizio delle nevicate e quando il racconto deve essere completo. I nomi assegnati agli anni sono una faccenda per gli storici e gli esattori delle tasse, e pochi sarebbero in grado di dirvi perché l'era attuale è definita Era del Drago. Ci troviamo nell'Era del Drago, 930, il 30° anno della nona era dall'incoronazione della prima divina della Chiesa. Ciascuna era dura esattamente 100 anni e il nome della successiva viene scelto nel 99°. Gli studiosi di Val Royeaux avvisano la Chiesa dei prodigi osservati in quel 99° anno. E nei mesi precedenti l'annunciazione del nome, la nuova era, del nome della nuova era da parte della Divina, le autorità della Chiesa eseguono lunghe ricerche. Si dice che il nome dell'era sia un presagio di ciò che essa porterà, perfetto, di ciò che la gente del Tellas dovrà affrontare nei successivi 100 anni. Mamma, proprio ottimismo a mille, direi. L'era in corso non avrebbe dovuto essere l'era del drago. Negli ultimi mesi dell'era sacra la Chiesa si preparava a dichiarare l'era del sole, così chiamata per il simbolo dell'impero di Orlé, che al tempo si espandeva su gran parte delle zone meridionali del Tedas e controllava sia il Ferelden, sia quella che oggi è Nevarra. Sarebbe dovuta essere una celebrazione della gloria imperiale di Orlé. Ma mentre la ribellione nel Ferelden stava per raggiungere il culmine, poco prima della battaglia del fiume Dane, avvenne una cosa singolare. Si scatenò la furia di un temuto alto drago. Si riteneva che i draghi fossero quasi del tutto estinti dai giorni della caccia dei draghi di Nevarra, e vedere questa enorme bestia uscire dalle montagne gelide fu al tempo stesso maestoso e ma come non era a capo della prole oscura? Maestoso e terrificante. Mentre l'alto drago decimava le campagne in cerca di cibo, l'anziana divina Faustine II dichiarò di colpo l'era del drago. Peso! Ecco perché Dragon Age, certamente sì. Ma questa è un'informazione importantissima, confermatemi. Sì, infatti, Alistair ha sicuramente più roba di Stan, ma questa è un'informazione incredibile, abbiamo appreso che gironzolano ancora draghi non legati alla prole oscura. Ah, sono due cose diverse, però io non avevo, cioè io pensavo che l'unica creatura di forma draconica fossero le antiche divinità Tevinter. Invece esistono draghi al di fuori di essi, quindi sono bazzicati, possono essere incontrati, insomma. Alcuni dicono che la Divina stesse dichiarando il suo sostegno per Orlé nella battaglia contro il Ferelden, dal momento che il drago è un elemento dell'araldica della famiglia Dufayel di re Megren, il cosiddetto re usurpatore del Ferelden. Sia come sia, l'alto drago rivolse la propria furia contro il lato di Orlé delle montagne gelide, uccidendo centinaia di persone e facendone fuggire migliaia verso la costa settentrionale. I ribelli del Ferelden vinsero la battaglia del fiume Dane, assicurandosi una volta per tutte l'indipendenza. Molti quindi pensano che l'era del drago rappresenterà un'epoca di violenza e di drammatici cambiamenti per tutto il Tedas. Solo il futuro ce lo dirà, dice il fratello Genitivi in Il teologo diligente, quindi ne ha scritti diversi di testi, Peso. Un alto drago non è un arcidemone, i draghi sono una razza di mostri, gli alti draghi sono i più fighi e grossi. L'arcidemone si sa che è un drago, ma è, stando a quello che si sa, un antico drago divinizzato dal Tevinter. Ok. Nota la battaglia del fiume Dane è quella in cui Loghain divenne eroe di guerra. Attenzione. Anche io vorrei sapere come fratello genitivi, brother genitivi in inglese. Chissà se è veramente un nome così italiano. Troppo italiano. Pesissimissimissimo. Qua abbiamo dei generici, però Irenia ha un nome. Ma io vorrei un'inquadratura Baldur's. Ok, grazie. Facciamo... Ah, non posso fare. Dovrei uscire per cambiare il gruppo. Qua c'è Caitlyn che ci viene data come cosa molto importante. Qua sembra che ci sia qualcosa... Ah, no, sono io che ho sputato sul... ma c'è qualcosa che brilla. Però se muovo la telecamera... Scusate. Ok. Giriamoci e cazzeggiamo prima di tutto. Ah, ma qui c'è un ravanaggio, scaffale. Stiamo per leggere qualcosa di fratello genitivi. Me lo sei nuovo codice! Babim! È di fratello genitivi? No? Novità. Possessione demoniaca. Brother Ferdinand genitivi. Ma è vero? Ahem.
becchiamocelo. Perché i demoni cercano di possedere gli esseri viventi? Giusta domanda. La storia sostiene che si tratti di spiriti maligni, i primi figli del creatore, infuriati con lui per averli abbandonati e gelosi delle creazioni che gli considerava superiori. Essi osservano dall'altra parte del velo gli esseri viventi e non capiscono ciò che vedono, eppure bramano di diventare come loro. Essi desiderano la vita, trascinano i viventi attraverso il velo mentre dormono e si avventano sulla loro psiche con gli incubi. Molto anche un po' berserk. Tutte le volte che possono, oltrepassano il velo per giungere nel nostro mondo e impossessarsene direttamente. Sappiamo che tutti i demoni cercheranno di possedere un mago, dando così vita a un abominio. Quello che la maggior parte del mondo non sa è che la forza di un abominio dipende completamente dal potere del demone che possiede il mago. Questo vale per tutte le creature possedute, ogni demone è diverso dall'altro. È possibile, per esempio, classificarli. La suddivisione operata dall'incantatore Brahm, sulla base della porzione di psiche che attaccano principalmente, viene utilizzata sin dall'era della torre. Secondo Brahm, i demoni più deboli e comuni sono quelli dell'ira. Essi sono i meno intelligenti e i più soggetti a violenti scatti d'ira contro qualsiasi creatura vivente. Consumano le loro energie rapidamente e i più potenti mostrano una forza eccezionale e, ogni tanto, la capacità di generare il fuoco. A seguire ci sono i demoni della fame. All'interno di un ospite vivente diventano cannibali e vampiri, mentre nei morti si cibano dei vivi. Hanno il potere di assorbire sia la forza vitale sia il mana. Abbiamo chiamato mana, allora. Quindi vengono i demoni della pigrizia, i primi nella scala di Brahm in possesso di una forma di intelligenza. Nella sua vera forma questo demone è conosciuto come un'ombra, una creatura quasi indistinta e invisibile, proprio come la natura della pigrizia. Segue la propria preda di nascosto e quando viene affrontato semina fatica e apatia. Io sono in estasi per questo gioco, ve lo giuro, per me è bellissimo. I demoni del desiderio sono fra i più potenti e i più soggetti a stringere patti ingannevoli con gli esseri viventi. Essi sfruttano tutto ciò che può essere desiderato, ricchezza, potere, desiderio, e finiscono sempre con l'ottenere molto di più di quel che danno. I campi di un demone del desiderio sono le illusioni e il controllo mentale. I demoni più potenti sono quelli dell'orgoglio. Si tratta delle creature più temute che vagano per il mondo. Maestri della magia e in possesso di un'intelligenza superiore, sono i veri cospiratori, coloro che cercano più di tutti di possedere i maghi, pronti a portare numerosi altri demoni attraverso il velo per raggiungere i loro scopi, anche se non è mai stato scoperto ciò che potrebbe succedere in questi casi. Un demone dell'orgoglio superiore, portato dall'altra parte del velo, minaccerebbe il mondo intero. Tratto da I primi figli del creatore di Badr, incantatore anziano di Ostwick, era benedetta, ora capiamo, era benedetta la precedente, 8-12. Pesissimo, peso. Bello. F5. Ma infatti, Pasquale, ma la cosa bella è che tutto torna. Cioè, è fatto veramente bene, c'è poco da dire. Mi affaccio qui, ma non c'era vanaggio, solo... Beh, invece c'era vanaggio. Possiamo derubare. E invece, ragazzi... Fonte? F5 l'antidoto a PD, davvero. E, pila di libri, ragazzi. La fondazione della chiesa. Vediamo. No, è sorella Petrin. Infatti è un po' più sintetica. Cordelius Dracon, re della città-stato di Orlé, era un uomo dalle abilità fuori dal comune. Nell'anno 15 era antica. Non era chiamata antica. Il giovane re... Hanno meno 15, tra l'altro. Questo me lo... È prima della prima era, tipo? Sì, è più di 900... Più di 900 anni fa, quindi. Penso di aver capito. Nell'anno meno 15 era antica. Quindi fanno i numeri negativi. Veramente, sto dicendo la cosa giusta. Il giovane re diede il via alla costruzione di un grande tempio dedicato al creatore e dichiarò che prima del suo completamento avrebbe unito le città-stato del sud in guerra e avrebbe diffuso nel mondo la fede di Andraste. Nel meno 3 era antica, il tempio venne completato. Lì, nel suo cuore, Dracon si inginocchiò innanzi alla fiamma eterna di Andraste e venne incoronato sovrano dell'impero di Orlé. Il suo primo atto da imperatore fu di dichiarare la chiesa di Andraste come religione ufficiale dell'impero.
occorsero 3 anni e centinaia di voti prima che Olessa di Monsimard fosse eletta per guidare la nuova chiesa. Quando fu incoronata divina, assunse il nome di Giustinia, in onore della discepola che aveva registrato i canti di Andraste. In quel momento l'era antica ebbe fine e iniziò l'era divina. Ok. Interessante. Io mi sto iniziando ad immaginare questo questo regno di Orléans come impero di Orléans, come una sorta di, immaginate Magic, il colore bianco, no? I cavalieri, la chiesa, però anche lati un pochino, no? Da fanatici, eccetera. Ma me la immagino un po' così. F5 per salvare la cultura appresa. Allora, adesso non mi ricordo, meno male che ho fatto F5, non mi ricordo se lei... No, getta. You're a Grey Warden, right? Were you in Ostagar? Come, questa sa tutto. My husband and son went there to bring the chant of light to the chastened. But I haven't heard from them since. Getta la conosciamo. I am. Pesissimo. I thought that might be the case. Thank you for telling me. Maker's blessings upon you. Silence, girl. Do you want the children to hear you? Tutto qui. Dawen, esatto, Dragon Age Origins è nel 930. Quindi 945 anni dopo la fondazione della chiesa circa. Ok. Non solo tirato a indovinare, era fantastico. Ma niente, un bella lì, grazie per avermelo detto, beccati tutto quello che ho. Forse era chiedere troppo. Voglio capire, F5, infatti, se Caitlin... Ma Caitlin dovrebbe essere una mission col punto di scontro. No, ma vai serena. Missioncina. Poverino, poverina. And now my brother Bevan, he ran off. I don't know where he is. I'm so scared they got him too. Cosa dareste per ritrovarlo? He said something about saving mother. He's just a little boy. He doesn't understand she's gone. If he has foolishly run off, then he is no doubt dead. Ecco l'intervento di Morrigan. I can't believe you'd say such a thing. Have you no heart at all? Shall we comfort her with lies? If she is to face death, better she face it honestly. I hope he didn't try to go to the castle. Oh, that would be... Cioè, in realtà sono incredibili quei dialoghi, quanti ce ne sono, assurdo. Immaginatevi costruire tutte queste cose per ogni possibile interazione. You will. Thank you so much. You're welcome. Please find him. Leliana prova, bene, missione aggiornata. Ho capito che sarà più facile il flirt con Leliana. Abbiamo avuto una mission. Un bambino scomparso, un villaggio sotto assedio, dobbiamo parlare con Ser Perth e con Mardok, questo per andare avanti, ok. Arlemon, sì. Ok, bel, fatto bene, veramente. Allora, per cambiare gruppo e tornare qui con Alistair, che in realtà è la prima cosa che voglio fare, credo di dover uscire. Esattamente. Guarda, tu ti levi dalle balle forever. Alistair. Ehi. Yes. Ah, dovevo fare un doppio clic. A posto. E... Che il buon Alistair non è proprio armato fino ai denti a voler essere proprio pigno. Cioè, non l'ho molto cagato. Ah, cazzarola, Leliana ha preso le botte. D'altra parte l'ho mandato. Ecco, a proposito. Ah, quindi è il secondo set di armi per lei l'arco. Vabbè, spero che non cambi nulla. Dopo ci pensiamo. Leliana deve assumere un pronto soccorso minore, giusto? Ce l'ha? Sparatelo. Te lo stai... Esatto, bravissimo. Fatemi un attimo dare un'occhiata ad Alistair.
Ok. Ok, ok. Vediamo un attimo qui. Ho venduto anche l'anima. Magari la spada di famiglia è meglio della sua spada? La mia spada di famiglia? Beh, vabbè, ci sta. Danni 770, 220, 230, 1. Però bonus. Ci sono dei bonus simpatici nella spada di famiglia. Diamogli. Almeno diamogli la spada di famiglia. Gli abbiamo anche dato un discreto coso qua. Qui c'è in realtà delle bazzine. Bravo Alistair, bravo, 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 bravo. Bene, 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 bene. Cose. Lì c'è Murdock e altre cose. Allora. Tornare dentro con Alistair, prima che mi dimentichi. Parliamo col Ban, ma con Alistair. Who's this you brought with you? He looks a bit familiar. Dai che... You don't recognize me, Ban Tegan? Though the last time we met, I was a lot younger and covered in mud. Alistair! Oh, but it's good to finally see you. When your friend here told me you were still alive, I could scarcely believe the good fortune. Still alive. And believe me, I'm just as surprised about it as you are. Some of us are deeply disappointed by it. I am less surprised than you might think, despite what Loghain put you through. I'm glad not all the Grey Wardens are lost. Mads. It lifts my spirits to see you here, dear boy, and my hope for tonight is renewed. Dear boy. What do you need? There is not much daylight left. Parlatemi di voi. L'attuale situazione l'abbiamo discussa. This is hardly the time to be discussing personal details, don't you think? We will have to fight for our lives very shortly. I do not mean to be rude, but let's focus on preparing. Ok, stai. Guardate qua, ha aggrottato le sopracciglia come dire, ma che cazzo? Of course. Qua avremo cose già fatte. E infatti devo tornare. Very well. Luck be with. Ok, abbiamo fatto la bazzina, spero che ci sia. Alistair non gioisce di questa cosa, vabbè. Noi abbiamo problemi seri di feeling con... Leliana va molto bene, Morrigan, Alistair, ma andrà bene, perché comunque saremo buoni. In realtà alla lunga ci libereremo di Morrigan dal gruppo, temo, eh. Perché potrebbe solo che darci dei probs. Comunque sia, perfetto. Adesso tutta l'esplorazione possibile prima dell'andare avanti, come sempre. Cerchiamo di capire innanzitutto dove... allora, dove ci troviamo. Vorrei tirare sulla telecamera, grazie. Bene. Allora, questi ragazzi giocano, cioè no, fanno... Ah, non, ho più, non mi appare più col pulsante sinistro i 6, i 5 cose. Murdock no... Forse abbiamo una zona molto più piccola di quello che immaginavo da visitare. O forse no, aspettate. Ah, sti cazzi. Noi siamo arrivati qui. Ora qui abbiamo la fucina. Murdock, casa di Caitlin. Cappella e taverna. Casa di Caitlin è avanti a sé. Andiamo verso casa di Caitlin, intanto, di qua. Ci ho proprio preso di qua. Ok, casa di Caitlin da queste bande. Ma sono un po' di texture che sfarfano. Non vorrei che la mod avesse dato qualche piccolo problemino. Andiamo a casa di Caitlin a ravanare. Farci un po' i cazzi suoi. Allora. Libro. Ragazzi, c'è una quantità di cultura in questo mondo in realtà. Vedere se c'è qualcosa dentro sta stanza, direi di no. Libro. Nuovo codice. Leggenda di... Leggenda di Calenad, capitolo 1. Autore, fratello Harren. Scriba della chiesa. 8-10 era benedetta. Sto usando la mod del cane e la mod che inciccisce i testi, che rende i testi più grandi. Prima dell'incoronazione, il Ferelden di re Calenad, il Ferelden era poco più di un insieme di aree di Arle e Teirnir indipendenti, in costante guerra tra loro per motivi futili. Calenad nacque nell'era sacra 5-10, terzo figlio di un mercante di altura perenne in tempi difficili. Fu inviato da un lontano cugino, un povero giovane cavaliere di nome Sir Forannan, che prese Calenad come scudiero e addestratore di cani.
Stando alla leggenda, Ser Faranan e il suo scudiero furono coinvolti in una delle guerre per l'Unione, in cui Arl Meriden, un uomo forte ma poco apprezzato, voleva il trono. Il lord di Fornan, un giovane sciocco di nome Tenedor, non più grande di Calenad, fu assediato dalle forze di Meriden al suo castello, oggi noto come Colli Occidentali. Quando Meriden convocò Tenedor per parlamentare, il giovane Arl chiese che uno scudiero si offrisse volontario per fingersi Tenedor. Calenad si inginocchiò davanti a Tenedor e chiese che gli venisse concesso questo onore. Con grande sgomento di Tenedor e di Ser Foranan, Calenad si mostrò ad Arl Meriden. Ok. Quando questi gli chiese perché si trovasse lì, Calenad disse che gli era stato chiesto di prendere il posto del suo signore. Ok. L'Arl disse che aveva pianificato di uccidere Tenedor e chiese a Calenad se era pronto a morire al posto del suo signore. Calenad sorprese tutti rispondendo di sì. Meriden gli offrì di diventare il suo scudiero, ma Calenad rifiutò, dicendo che se Meriden aveva intenzione di tradire il diritto a parlamentare, allora non era uomo d'onore. Gli alleati di Meriden risero a queste parole e Meriden stesso ammise che il ragazzo non aveva tutti i torti. Concesse a Calenad di tornare al castello sano e salvo e sferrò l'attacco finale. Durante l'assalto, sia Tenedor che Foranan furono uccisi, ma Calenad si ritrovò a combattere contro Arl Meriden. Davanti a tutti gli alleati dell'Arl, Calenad lo sconfisse e gli ordinò di ritirare i suoi eserciti. L'Arl chiese a Calenad chi servisse ora, visto che entrambi i cavalieri e il suo signore erano morti, e Calenad rispose che avrebbe fatto ciò che gli chiedeva il suo onore, visto che non gli restava altro. «Non siete un uomo noto per il proprio onore», disse Calenad, «ma io credo che vorreste esserlo. Una volta mi avete risparmiato la vita e io ora faccio lo stesso con voi. Forse se più persone rispettassero l'onore, un po' un bushido, no?» impareremo a fidarci gli uni degli altri abbastanza lungo da convivere pacificamente. E con queste parole Calenad estrasse la spada. Le tue parole mi fanno vergognare, disse Arl Meriden a Calenad, inginocchiandosi. Poi gridò ai suoi alleati che lui non sarebbe più voluto diventare re, ma sapeva a chi spettava quel titolo. E così Meriden chiese l'alleanza di Calenad, che fu nominato Terin e sovrano delle terre di Tenedor. Tratto da La leggenda di Calenad, di fratello Arren, scriva della chiesa 810, era benedetta, una storia che chiaramente continuerà, infatti capitolo 1 ovviamente. Figo, bello! Bello, 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 bello. Saliamo. Oddio, non ho fatto F5. Pesissimo. Baule e scaffale. Tu. No, come? 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 Ah, è proprio necessaria la chiave. Spero sia nello scaffale. Nuovo codice. Racconti ammonitori per gli avventurieri. Di fratello Ramos di Guillerme. 794, era della tempesta. Questo inizia così. Fu allora che si accorse di non essere solo. L'accampamento abbandonato innanzi a lui era incredibilmente accogliente, come un miraggio. Il fuoco era come mani calde che gli stringevano il cuore. Gli ricordava di una vita precedente, di molto tempo prima, quando era felice. Correva sui campi di girasoli con suo figlio, scaldati dal sole. Stava steso accanto al fuoco, con la sua bellissima moglie tra le braccia. Provò una fitta di dolore al cuore. I suoi pensieri tornarono a quel fatidico giorno in cui tutto cambiò. C'era sangue dappertutto, stringeva il corpo senza vita della moglie. Intorno a lui le ceneri della sua casa bruciata cadevano come neve. Il fetore era terribile, sapeva di prole oscura. Impugnò l'ascia, toccò le gelide mani di suo figlio e se ne andò. Li avrebbe uccisi tutti quanti. Il dolore che provava era insopportabile. Aprì gli occhi e si ritrovò davanti alla seconda cosa più terrificante che avesse visto in vita sua. Un Wright oscuro, curvo su di lui, che lo prosciugava della vita. Intorno a lui l'accampamento era sparito, sostituito da qualcosa di familiare, quasi pacifico. Ossa, morte e disperazione. Si chiese se tutta la sua vita non fosse stata un'illusione, se davvero avesse mai avuto una famiglia. Per un breve momento provò sollievo. Non si può perdere qualcosa che non si è mai avuto. Ma l'essere così vicino alla morte gli fece apparire tutto chiaro. Sapeva che era reale. L'illusione era tutto il resto. Sul suo volto straziato si allargò un sorriso. Molto a lungo aveva atteso questo momento. Sollevò le deboli braccia, afferrò il volto del demone e lo baciò. Fu come baciare una nuvola di polvere e sabbia. Di colpo tutto il dolore lo abbandonò e con esso l'ultimo afflato di vita che gli restava. Prima che il suo corpo stremato toccasse terra,
tutto finì. Finalmente era libero. Occhio a chi ti tira dall'altra parte, eh? Pesissimo. Bello, però. Cazzo bello. Veramente figate. Figate su figate. Ok. Bene, siamo fatti un po' i fatti di Liliana. O di Springets, la nostra amica Caitlin, sorry. Ok, mappa. Emporio. Cappella, taverna, mamma mia, ma che figata. Ok. Voglio girarmi su me stesso e tornare qua. E andare qua. Qua da dove siamo venuti, quindi. Quindi tu sei... Scusami. Ah, guardate che questa è diventata il castello di Radcliffe, chiaramente. E tu sei la cappella da cui veniamo. Siamo stati a casa di Caitlin, abbiamo la fucina e la taverna. Andiamo alla fucina. Senza ovviamente prestare attenzione al tizio che ci manderebbe avanti nella sala. C'è qualche misclick che prima non c'era. Effettivamente l'ultima mod qualche problemino forse l'ha creato, ma non... È chiusa. Battata F5 prima che arrivino le guardie. E ci vuole la chiave. Curse you! Leave me in peace! You've already taken everything out of my stores. There's nothing left. I'm the bloody blacksmith and this is my shop. There's nothing of interest here anymore, whoever you are. So you best move along. Certainly not. I don't know you and I don't want to. Off you go. Intimidire, ma... If you didn't notice, the smithy is closed, the forge is cold, you've come to the wrong place. I said no and I meant it. Be gone, stranger. My accident says you won't. Just you try it, looter. 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 Però. E che voglio esplorare di qua. Per capire anche il collegamento fra le aree. Questa è la strada che ci ha fatto skippare prima, praticamente. Sa che devo abbassare un po'. Esatto. Radice mortale. Lì ci sono delle bazzine, in verità. Ed è da dove siamo arrivati, ma cosa mi dici? Come mai? E come salgo lassù? Questa l'abbiamo presa, ma io voglio salire. Mappa. Strano. Qua non si sale. Qua in realtà è dove siamo già stati. E tu? Che cosa sei? Che strana cosa, eh? Ah, beh. È finita qui. E col cavolo che è dove siamo già stati, tra l'altro. C'è tutto un mondo da questa parte. Qua c'è una porta, casa. E qua si sale. Andiamo a vedere cosa c'è in questa casa. Quanto figo, però, dai. Aspettate, voglio dare un'occhiata. Che il posto non è gigante, in realtà, però lì devo capire. Là sopra c'è roba. Ma lì ci sono delle bazzine, bisognerebbe cadere da lì oppure fare una bazzina. È complicato. Là c'è una casa lassù che chissà se è. Ah, qua addirittura è interagibile da questa enorme distanza. Facciamolo. Ci sarà un incontro? Potevo fare F5. Non l'ho fatto. Missioncina, direi. Ups. Scaffale. Baule. Ederna al tizio.
F5. Voglio fare una cosa. Id attacca Baia perché salvo troppo. Devi venire qua. No, abilità insufficiente. Che dolore. Fisico proprio. Scaffale, facciamolo, ragazzi. Nuovo codice, ballata di Iceleg. E questo è tratto dalla ballata di Iceleg, composta dopo la battaglia di Iceleg, che concluse il quarto flagello, 520 dell'era sacra. Il vento che smuove le loro tombe porta il loro canto sulle sabbie. Udite le nostre parole, ascoltate il nostro grido. I grigi hanno giurato, in pace restiamo. Udite le nostre parole, ascoltate il nostro grido. Ricordate i nostri nomi, non possiamo morire. Quando la tenebra giunge e inghiotte la luce, udite le nostre parole e noi sorgeremo. Peso, peso, peso. Sapete cosa adoro di questo gioco? Proprio una cosa che mi sta piacendo da matti di sto gioco. Che è un gioco fatto di libri, di testi scritti, in cui è talmente un altro, è talmente curato il mondo, che è un altro mondo. Cioè ti sembra di starci dentro, di viverlo. Ed è un mondo non digitale, fatto tutto di libri e di dialoghi. Mi sembra di stare facendo un viaggio tra le altre cose in un'epoca pre-internettiana. Cioè, chi di voi è più vecchiotto? Sto riassaporando l'epoca in cui c'erano i libri e si parlava con le persone e riga. E vabbè, ok, c'era qualche altra cosa, non vengo dal Medioevo, però è veramente incredibile questa sensazione. Per chi è giovanissimo e ha vissuto solo l'epoca digitale, non è che fosse poi così diverso il mondo da cui vengo io, salvo un po' più di tecnologia. Però è strana sta cosa. Sembra davvero... Cazzo, un mondo dove si... Boh, non lo so, bello, mi piace. E in ogni caso, abbiamo Dernal Garrison. Yes, what can I do for you? Ah, ho una lettera per voi da... bingo! I knew this time would come. Mi dispiace, adesso non volevo portarti sta notizia. Don't sign that paper, she said. They might pay you a few sovereigns now, but they'll be back. Blast. I'll see you on the front lines, I suppose. Missione aggiornata, molto bene. Dernal Radcliffe, esatto. Bene. Sì, davvero, sembra proprio, è un mondo credibile, questa cosa è veramente, cioè ci si sta troppo bene dentro a questo mondo, ma, cioè con tutti i suoi flagelli e le sue cose pesissime, però cazzo, quanto ti dà la sensazione di essere andato in un altro mondo, questa è una cosa impagabile veramente, cioè capisco chi se l'è giocato tante volte. Saliamo, dai, ci facciamo prima queste parti, però adesso gli devo cacciare. Però vedete che non mi fa più le lucine per terra. Faccio un F5 che non si sa mai. Grazie mille, Gian Lupugli, grazie mille del supporto. To you, perhaps, you would find the moss growing upon a stone interesting. You know what's more interesting than that? Apostate. Questi si punzecchiano eternamente. That's illegal. Allucinante. Dove diavolo stiamo andando? Ma pizzo. Stiamo facendo tutta un'esplorazione. Qua c'è il mulino e c'è Sir Pat, di un villaggio che sappiamo essere un... E un albero di riferimento che dovrebbe... Avevamo detto che faceva scombava con i Detaka, no? Però non ci siamo ancora. Saliamo. Oh, però non ti voglio triggerare, Vez. Attenzione, meno male che ho fatto FC. Cavaliere, qua c'è gente grossa. Qua si può entrare. Grazia di Andraste, ed è un oggetto, che figata, non parlarmi, ma tanto lo devo triggerare io, non c'è problema. Wow, grazia di Andraste, hai un dono. Un piccolo fiore di campo bianco, comunemente conosciuto come grazia di Andraste. Questo farà sicuramente piacere a Leliana, eh. Un albero di riferimento.
though there is naught in there but death. Tanto qua vediamo la loro preoccupazione. The Arl lives, and I will not listen to your inauspicious chat. Sicuramente è vivo. Sicuramente è vivo come era vivo prima. Un albero. Il tuo secondo sembra più interessato a questo riferimento. Che cosa davvero me ne viene? Non lo so. So che uno, non so se c'era Hidetaka quando l'avevamo beccato l'altra volta, maledizione, probabilmente no. Cassa di legno, beh. Arco lungo. Venderollo. Qua si può entrare. Vedere mappa. Ah, quindi qua probabilmente qua si sale, si può fare tutto un giro. Ok, poi ci faremo la parte bassa dopo. Bene. A questo punto, penetriamo. Forse devo fare un F5, oramai è una droga l'F5. No, ho bisogno di inquadratura Baldur's. Ok. Un mulino. Andiamo proprio a ravanare, eh. Dall'altra parte, è così. Balsamo del calore minore. Oh. Lettera d'amore. Valore 0. Non è neanche un dono. Avrà un ruolo in qualche missione. Nuovo codice! Corrispondenza interrupta. Ah, posso parlare con Hidetaka, è vero. È vero. Ah, adesso lo faccio. Una raccolta di comunicazioni personali imbarazzanti tra i ricchi viziati e gli oggetti della loro ossessione. Siete una schifosa, una bestia. Non avevo mai dovuto patire simili depravazioni. Come facciano le vostre parole a essere così cariche quando lasciano le vostre labbra va ogni oltre decente immaginazione? Mia signora, vi amo, Sir Augold. Patrizi annoiati, veramente, 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 veramente sì. Attenzione, mi ha dato un altro codice aggiornato, ma è sempre lui, perfetto. E facciamo due chiacchiere con Hidetaka, ma forse devo farle là davanti, eh. Abbaiando agitato. Adesso mi sposto là. Non ha trovato nulla. Lo facciamo là davanti. Ho capito come funziona allora. Adesso andiamo lì e magari ci dà una bazzina. Se non mi è crashato il gioco. Forse non è crashato bene. Dove sei, bestia? Cerca la bazzina. Parlami. Fai la bazza. Ma come? Ma non ha trovato nulla. Non ha livellato coercizione. Non mi ricordo neanche che cos'è coercizione. E il tuo segugio? Ma non succede niente. Ragazzi. È una pippa! Selezionano come PG. Ah, ho capito! Che cretino! Accidenti, quindi ci siamo persi un codice l'altra volta. Ah, sorry, è come l'aprire le casse con la ladra. Ok, thanks. I segugi Mabari, giusto sì, discendono dai branchi di caccia... Ah, i branchi dei cacciatori però, bestie. E come i loro antenati, hanno al loro interno una gerarchia ben definita. Il metodo principale per determinare questa gerarchia è marchiare con il proprio d'oro importanti punti del territorio. Una volta stabilito questo, il Mabari dominante... Ah beh, giusto, non l'ho perso, è ancora lì. Giusto, Aztec, giusto. Il Mabari dominante ottiene un notevole aumento della sicurezza e del prestigio nel suo territorio. Un tratto che va a indubbio beneficio anche del suo padrone. Benissimo. Bene, squadra, insomma, sapremo un po' tutto di questi cagnoloni simpatici, solo per chi è da loro amato. Penso molto antipatici per chi... guardate, queste sono difese, tipo, quindi di là roba brutta. Ma noi qui, se non dialoghiamo e non dialoghiamo, per quanto, Serpert, però mi sembrava l'andare avanti, Serpert. Esatto. Serpert, Marduk. Calma. Tutto ciò dopo, via. Andiamo proprio di qua. Proprio come degli stronzi. Mettiamo il carro davanti ai buoi. Milizzi. Ah, ma guarda un po' dove siamo. Ok, ha funzionato. Riparliamole per pura curiosità. Greetings, friend.
No monster sighting. Sì, sì, claro. There's still time before. Ah, beh, certo. Allora, dove eravamo stati interrotti nel nostro ravanare? Anzi, Thomas, hai cose da dirmi? Ok. Buzz. Voglio andare dove sono tutti. Posso andare là anch'io, grazie. Beh, radice mortale. Qua niente. Davvero? Ma dai. Qua è chiuso. Qua non si va da nessuna parte. Niente, mi sbaglio. Torniamo giù. Probabilmente molte cose saranno fattibili dopo. Cioè, io credo che in realtà in questo momento noi dovremmo fare la cosa che dovremmo fare. Però sapete com'è. Sempre una bazzina per mandare sta telecamera che devo aspettare che arrivino per poterla girare, Maron. Ok. Ah sì? Aha! Beh, qui una balza l'abbiamo fatta però. Aspettate che mi affaccio. Ok. Bene. F5. Non credo ci siano minacce, anzi non dovrebbero proprio essercene. Però si sa mai, c'è sempre un pazzo magari che ti becca. Bella! Nomen omen. Baldur's. Berwick. Ma gente importante. Lloyd. Graffiti. Che sono graffiti però. Membro della milizia generico. Affacciamoci. Bella. Another doomed soul come to drown their sorrows here, I see. If you came here for a drink, you'd have to talk to Lloyd. He's got a vice grip on the spigots. I'm just here to keep the boys from mutiny. What business? Without the castle soldiers, the only customers we have are local. And they're all in the militia with no money to spend. The few with any money are here, but it's not enough to justify working. Lloyd's a... È un viscido porco. I didn't need this job so badly. Sentite, lo devo fare. Oh, you think I'm pretty? È letteralmente il tuo nome. You mean after the fighting's over? Ooh. I'd really like that. What would I have to do in return? Beh, questa è la più viscida. Ci ha appena detto, poveretta. Ci ha appena detto, guarda che sto qua è un viscido porco. Simon sotto i baffi, il sorriso. Tu non sai che anch'io sono un viscido porco. One you are making me laugh with the flatness. This is fan service, bro. I'll tell you what, sweetie. You make it through the night and you'll get your kiss. Make her bless you. I'll kiss every man in the village. Vabbè, allora cosa c'entra allora? Three cheers for Bella. La bazza qual è, scusa? Attenzione, lui. Not much. He's very quiet. Says his name's Beric and he's here to meet his brother, but I think he's lying. He's a bit creepy. Quando sollevi quel sopracciglio. Later on, yes. Lloyd will lock himself in the cellar. Ah, ma in cantina, Lloyd. Quindi magari verrà posseduto. E dovremo ucciderlo. E voi combatterete stanotte? Sì. That's good to hear. Ma in realtà un po' lo sapevi già. Comunque, bene, vabbè. Keep safe. Non proprio il re dei flirt, eh?
mio Dio che si scattano. Ok, abbiamo Lloyd, abbiamo... sono andati a cazzo i graffiti. As you say. Nuovo codice, c'è un appunto veloce di fratello genitivi. Non mangiate il formaggio, inciso sul bancone della taverna di Redcliffe. Graffiti nella taverna... Really? Ok. Oh, va bene. Ah, qui abbiamo Berwick e lì abbiamo Lloyd. Sono parlato con Lloyd prima. Hello there, friend. Can't say we've ever met before. Stranger to the village, I take it. Haven't had many travelers lately. All this nonsense is bad for business. Bet you regret coming, yes? Vecchio, ma quanto sollevi? Cioè, questo uomo ha delle braccia enormi. Oh, you know, evil creatures, impending doom, civil war, and the Earl's dead in the castle. Makes you thirsty, don't it? So, what'll it be? You are here to drink, I hope. Name's Lloyd. So, why'd you come to the village now? The roads can't be all that safe, not with a war brewing. Well, you must have been mighty surprised. He's not exactly talkative these days, eh? Something else I can get for you? Fine, make them quick. Not much. Says his name's Berwick. Arrived here more than a week back. Attese suo fratello. Chissà se aveva una missione in ballo, ma non credo. I've never seen him before, but he paid good for his room. Quiet sort. Not a lot. Castle guards stopped coming in about a week back. It's unusual, too. They were my main source of business. After a few days, I thought it strange enough to ask. But nobody heard anything. Anyone going up to the castle didn't come back. Anche di più. When the first attack hit, I locked myself in the cellar. I say we just wait for help to come. Comunque sì, è recente. E magari fosse un nuovo membro del party. Questo lo mandiamo a mo' di palla rotolante addosso ai nemici. Facciamo un strike. I'm not abandoning my tavern because of a few monsters. The second I'm in the chantry, Murdoch and his men will be here drinking all my ale. Comunque sono fatti benissimo, per essere del 2009. 2009, giusto? Sono fatti veramente bene. Why? When them creatures attack, I locked myself in the cellar, just batten the hatches and waited out. Vedrai che funziona. I'm getting myself killed with all the rest of them. If that makes me a coward, then I'm a coward. Beh, oddio, non è che siano tutti soldati, anche se in quest'epoca. Morite con la milizia o morite ora, la scelta è vostra. Dai. No, non lo sto a uccidere, non mi sembra. Ma dai. Cioè, boh, però magari Bella. Theodred. Magari Bella dopo è contenta. Ha detto che è un viscido, però secondo me non lo vuole morto. Mi sembra un eccesso. Ci sono anche tre tizi seduti che potrebbe. Ah, che eccesso. Ma siate pure un codardo. Well, yes. I suppose that is what I want. Chissà se ci sarebbe stata la copula con Bella. Vabbè. Something else I can get for you? Right, I've got some supplies too, in case vediamo. You're interested. With the voglio delle cure, Metz. Down, it doesn't hurt to pick up some of the slack, eh? Hey. Bravissimo, lo sapevo, pochissimi soldi. Questo è importante, in realtà. 82 rame. Ricetta del pronto soccorso minore. Fiaschetta, aspettate un attimo. Birra. Dono. La birra è un dono. È la morale del gioco, la birra è un dono. Ma è una birra, chi vuoi che non ami una buona birra? Ok, io voglio tutto. Riesco a comprare tutto. Questo no. PD. Però sappiamo che c'è. Va bene così. Posso anche venderti della roba a caso. Abbiamo un sacco di doni, poi dovremo anche dropparli perché
E ti vengo una, ti vendo un arco lungo. Ottimo. Le radici le tengo, si sa mai. Ste cose, boh. Ok, piastri curativi a go-go, poi magari un giorno li dovrò anche mettere, però più o meno dovremmo starci dentro. Innanzi, vediamo se ci stiamo dentro. Tu ne hai una marea. What is it? Tu, bruf, mica tanti. If you must. Tu, ma. Tu, mia. Vabbè, dai. Può andare. Può andare. Dobbiamo parlare con Barry. Però aspettate che voglio affacciarmi. Scusa se cazzeggio nella tua locanda, sai. Magari hai qualcosa, te lo rubo. Ora parlo con l'elfo. Berwick, l'elfo nell'angolino. Not looking for company. Però che io voglio parlarti lo stesso. What? How did you know that? Well, that's my name. Why? Avete detto che aspettavate vostro fratello? My what? Oh, yes. He was supposed to meet me here. Mm. Then I got stuck here when monsters from the castle attacked. Allora perché non aiutate gli altri a combattere? Strano, non c'è bisogno. Ma secondo me sei venuto qui per evitare di combattere. Oh mio Dio, forse lo stiamo per uccidere. Cosa vi è stato detto di fare? Nothing. Nobody told me to do anything. Just because you're a Grey Warden. Ah, così? Doesn't mean you can go around threatening people. Cosa? I just Ma no. Simon, pestalo. Idetaka, attacca. All right, ok, intimidire un po' funziona. Don't hurt me. Ok. This is more than I bargained for. Look, they just paid me to watch the castle and send word if anything should change. But they never said anything about monsters. I haven't even been able to report anything since this started. Sì. Intanto io andrò a rischiare la pelle. A tall fellow. Un tizio alto. Forget his name. He lavorava per Howe. Arl Howe. He's an important man. Terran Loghain's right hand. So I didn't do anything wrong. I due torvi vanno a braccetto, eh? Just to report any changes. Honest. Quindi non danno aiuto, ma danno un'occhiata. What about was the Arl getting sick? After that, monsters started coming from the castle. I don't know anything about these creatures. When the Arl got sick, I got scared that people would think I was involved. But I swear I don't know anything about it. Ma ti riguarda l'oblio, eh? They sent me to watch. Maybe they knew the Arl would get sick. I don't know. Here, this is a letter from them. It has instructions and everything. Keep it. Do whatever you want with it. Se sono fidati della persona sbagliata. I was serving the king and making a bit of coin on the side. You have to believe me. All right, I'll do it. Thank you. Buono, buono. I won't forget it. Se lo fa. Simon l'ha guardato male, eh? Abbiamo però imparato cose. Codice, oggetti, oggetti. Impiastri? No, non è possibile che abbiamo ottenuto gli impiastri. Qual è l'oggetto che abbiamo ottenuto? Birra? No. Che cosa abbiamo... Codice aggiornato. Berwick, a Redcliffe ci occorrono i tuoi occhi e le tue orecchie. Resta nel villaggio senza farti notare e difendi il castello. Riferisci ogni attività sospetta e sarai ben pagato. Lettera posseduta da la firma è lettera posseduta da Berwick. Ok. Arl Howe, il puzzone, il maledetto, lo stronzo. Sono tutti i suoi soprannomi a seconda dei momenti della giornata. Andiamo a vedere cosa c'è sopra. Non si può perché giustamente non è che prendiamo una stanza, quindi va bene. Sono le 17:27, guys. Molto, molto, molto bene. Molto bene. Secondo me possiamo fermarci qui. La prossima volta finiremo di perlustrare il villaggio e sicuramente andremo in missione. Tanta lore oggi, no, tantissima roba. Cioè, in realtà, apparentemente, non siamo andati molto avanti, nel senso che da un punto di vista spaziale abbiamo fatto un combattimento casuale fine. Ma in realtà abbiamo... appreso tantissimo, siamo
come non mai entrati nel gioco. Forse oggi più di altre volte, o meglio, oggi è veramente la session in cui sento che siamo dentro al gioco. E... wow. Quindi in ogni caso, con Dragon Age Origins ci vediamo sicuramente. Borgoz, non ho le notifiche degli abbonamenti bloccati, tutti gli abbonamenti vengono notificati, i tuoi mai. Io non so quale sia il tuo problema, mi dispiace molto, ma ci deve essere qualcosa che non funziona. In ogni caso ti ringrazio vivamente per i tuoi ben 9 mesi, però no, vedo che è un problema che hai avuto più volte e non so che cosa sia. Non so che cosa sia. Questa sera, come dicevo, giovedì prossimo, dipende da questa sera, se pomeriggio o sera, riporteremo, ovviamente ci rivedremo con Dragon Age Origins. Questa sera giochiamo a The Medium alle 21, e... che è uscito oggi, quindi porto un gioco all'uscita per Xbox Series S, quindi figaggini, che vuole essere il nuovo Silent Hill più o meno alla VEZ, non so se sarà così. Speriamo che sia figo, se è figo lo si porta avanti, se no sarà stata una one shot. In ogni caso stasera alle 21, spero di fare tardi, cioè spero di tirarla in lungo, cioè spero quello, insomma. Se potete aiutare Borgoz, fatelo. In ogni caso, esatto, esattamente Sofia, comunque dovrebbe essere... è un horror psicologico quello di stasera. Dovrebbe essere figo, boh, speriamo. Domani sera, in ogni caso, vi ricordo, Persona 5 Royal alle 21. Ok, grazie mille per aver seguito, come sempre. F5. Vado qui. Vi mollo anche una sigla, vi dirò di più, se no mi scordo. E ci vediamo stasera. Se trovo la sigla. Forse non la trovo. Eccola qui. Ciao ragazzi. Non sono un amante dello steampunk, non sono un amante di Lovecraft, non sono un amante del gotico, non sono un amante di Bloodborne. Oh no! È uno che ti chiama col numero privato, ma tu sai chi è l'unico che lo fa. Pronto? Pronto, ed attacca, sì. Oh no. Ma stiamo scattando. Dai bastardi, ci dirai che puttana. Pezzi di merda stanno più avanti. Alzati, coglione! Prima cura, ma no! Ma dove cazzo vai? È meraviglioso, che gioco, proprio non c'è gioco. È proprio un senza parole. No! Porco Dio! No.